Buongiorno, buongiorno, buon pomeriggio a tutti. Riprendiamo questa nostra giornata, le professioni del patrimonio culturale, archivistico e librario. La sessione pomeridiana che coordino si intitola Prospettive nel mondo del privato. Per motivi legati agli impegni dei relatori odierni, ovviamente abbiamo fatto un leggero cambiamento di programma, per cui partiremo dalla fine. Con Angelo Caroli di Angelo Vintage Palace che ci racconterà un pochino la sua storia. Lascio immediatamente la parola ad Angelo e iniziamo a condividere sperando che vada tutto bene. Sperando. Allora, faccio partire la presentazione. Buonasera a tutti. Siamo qua. Ok, allora la mia realtà, così forse. Perfetto. Ok. La mia realtà è a Lugo di Romagna. Io tratto abbigliamento vintage. Tratto abbigliamento vintage da più di 40 anni, ormai ho iniziato che non avevo ancora 18 anni. E, oltre alla vendita del perché sono qui, rappresento una situazione un po' un'azienda legata alla moda, un'azienda che ha anche deciso di conservare, non solo di vendere abbigliamento vintage, ma anche di conservarlo. Per cui la mia azienda spesso, penso, sul territorio è abbastanza conosciuta, per cui a Lugo ha un negozio di vendita di vintage, diviso in vari piani. Cerco di tenere tutto il prodotto, sia quello che è quello da cui sono nato, jeans e militare, per poi passare a couture, a tutto quello che sono i designer, sia italiani che esteri. E poi sicuramente la mia sede a Lugo si chiama Vintage Palace. A fianco, fin dagli inizi, fin da quando avevo appunto 18 anni, ho iniziato a conservare dei capi con l'idea di non venderli, ma di conservarli. Per cui la mia parte di collezionista, spesso dico di accumulatore, perché col tempo, la mia collezione è diventata 120.000 capi, che uno diverso dall'altro, ovviamente, che sono in questo momento in un nuovo edificio che ho appena ristrutturato, che è un ex orfanotrofio, che adesso poi vi faccio vedere un video per darvi un po' l'idea del luogo, perché per me il fascino non è solo nell'abito, ma anche nel contenitore, e ho avuto la fortuna di riuscire a ristrutturarne uno abbastanza adeguato. Adesso qui vediamo che il negozio a Faenza, scusate. Però quello che è interessante in questo caso, dove parliamo noi come azienda, è l'archivio. Io questi 120.000 capi normalmente li noleggio, li faccio vedere per le scuole, li noleggio per mostre, li presto per mostre, li presto per servizi fotografici e li noleggio per uso stilistico. Aziende della moda, italiane e straniere, che utilizzano questi capi come se fosse una biblioteca, per poi poterne vedere il lato, poterli consultare e poterli utilizzare per fare nuove collezioni. È importantissimo. Oggi non sono più, quando ho iniziato ero l'unico che aveva creato questo tipo di sistema. Oggi non sono più l'unico, siamo in tanti, non tantissimi, però sicuramente è diventato una parte del sistema moda fare ricerca, una parte del sistema moda quella di andare negli archivi a consultare quello che può essere utile per un nuovo spunto creativo. Questo, ad esempio, in questa foto qui si vede la chiesa di questo ex orfanotrofio, che adesso al momento è archivio delle scarpe, alcuni oggetti. Adesso vi faccio vedere il video per darvi l'idea, sicuramente è più veloce farvi vedere il video che spiegarvi la situazione. Poi dopo parliamo della catalogazione. Questo quale? Questo? No. Vai, vai tu, vai. Ora devo partire il video. Sì.
Ecco, e niente, come vi ho fatto vedere un po' quello che è questo ambiente che ho appena ristrutturato, per cui ho appena trasferito, prima questi abiti erano in altre parti, li ho radunati e già da un po' di tempo stiamo lavorando sulla catalogazione di questi abiti, sulla catalogazione perché vuole essere anche non solo catalogarli per il bisogno di avere un patrimonio catalogato, ma anche quello di poterlo mettere in una maniera digitale adeguata a utilizzo degli uffici stile con cui, che sono poi i miei clienti e poi eventualmente appunto con scuole, per chi lavora, curatori di mostre, eccetera. Per avere questo patrimonio che avete visto varia dal denim, militare, couture, ho cercato di raccogliere, ci sono anche occhiali, bigiotteria, un po' di libri, non tantissimi, riviste, tutto quello che fa parte del mondo della moda ho cercato di raccogliere il più possibile e continuo a raccogliere, perché normalmente aggiungo in archivio più o meno 500-600 pezzi minimo al mese. Al momento, qui ho per darvi un'idea un po' più precisa di quello che riguarda un po' la catalogazione, ho, come vi dicevo, ho 120.000 capi, sono da metà dell'Ottocento agli anni 2000, ma principalmente sono specializzato nel Novecento. Quello 800 erano quello che avete visto magari un attimo nelle scatole, come tutti gli abiti ricamati, con le perline degli anni 20, sono tutti conservati nei cassetti, perché ovviamente non possono essere conservati nella gruccia, ma tutto quello che riesco a, che ha solidità e che può essere conservato nella gruccia, lo mantengo nella gruccia, perché questo non è l'ideale per gli abiti, ma permette di avere una visione di chi viene a consultare l'archivio molto più veloce, che oggi purtroppo è un grande valore, perché sapete bene che guardarli nei cassetti, guardarli nelle scatole, richiede un tempo che spesso il mondo della moda non ha. Per cui cerco di mantenere il giusto equilibrio. Conservo appeso quello che ha consistenza e invece piegato quello che
o quello che invece ne ha necessità. Come vi dicevo, gli uffici stile utilizzano l'archivio per trarre ispirazione e specialmente per fare vedere anche a modellisti, a persone che sono alle aziende, che sono nel mondo della moda, alcune caratteristiche, alcune modalità. Sappiamo che nell'abbigliamento la parte artistica, la parte tecnica, la parte di artigianato è importantissima. Oggi spesso è utile vedere il passato per poi riprodurre, magari con tecnologie diverse, con tecnologie contemporanee, delle cose che magari nel passato potevano essere solo fatte a mano. Per cui è estremamente utile vedere quello che c'è, quello che è appunto il nostro patrimonio del passato. Oggi sto cercando di fare appunto l'archivio digitale, per cui ogni pezzo è unico, per cui richiede, come ben sapete, tutto il tempo necessario, per cui ho deciso di utilizzare un gestionale, faccio una fotografia che mi permette di fare una fotografia a 3D, di poterlo vedere in rotazione, un piccolo video, faccio le descrizioni, di base e appunto una scheda tecnica. E sto inserendo gli RFID per poterli rintracciare molto più facilmente. Utilizzo questo sistema di fotografia che si chiama Alpha Studio XXL, che ha una piattaforma rotante. Adesso qui c'è una modella perché è la foto pubblicitaria. Io ho fatto fare dei manichini a Bonaveri, dei manichini su delle misure diverse perché gli abiti del passato hanno misure diverse, per cui devo avere misure diverse sia da uomo che da donna. La piattaforma è rotante, fotografo in chiaro e in scuro, per cui scontorno automatico e faccio 6 foto del capo che gira. Questo macchinario ha una macchina fotografica di fronte, una macchina fotografica sopra e una macchina fotografica a lato per fare i dettagli. Per cui nel momento in cui fotografo un capo, prendo tutti i più possibili fotografie possibili, sto ragionando di inserire anche un macchinario invece che fotografi in piano. Qui non riesco a farvi vedere la foto a 360 gradi, però questo tipo di sistema di fotografia qui, delle 6 foto con angolazione ben precisa, studiata prima, che viene fatta in automatico, ci permette di vedere a 360 gradi e di allargare la visione dei singoli capi online, per cui in presentazione web. Ovviamente la gestione, il DAM, è una delle, pensavo fosse un po' più semplice, ma devo dire che ancora non ho trovato la gestione DAM migliore che per il mio utilizzo, però lo sto creando, la sto facendo fare, speravo di utilizzarne già in essere, ma ho visto che non ci riusciamo. Qui c'è una piccola idea della scheda tecnica con alcune descrizioni. Ho deciso di lavorare in due modalità, una di catalogazione più semplice, per cui le prime informazioni in modo che risulti snella e veloce il caricamento della fotografia con una descrizione, e poi di lavorare invece con dei professionisti di ogni singolo genere per andare in descrizioni più approfondite, perché considerate che l'esperto, come ben sapete, l'esperto di capi etnici non è lo stesso esperto di può essere di Chanel Couture o del appassionato di Saint Laurent. Per cui per andare in profondità nella scheda, poi c'è bisogno di professionalità diverse e di studiosi diversi. Per cui ho fatto questo tipo di ragionamento, per cui sto lavorando in questa modalità. Per cui accetto ben volentieri qualunque tipo di candidatura, perché il lavoro ovviamente su 120.000 capi è enorme. Di bello c'è che, specialmente che per chi è appassionato di moda, toccare abiti è affascinante. Io avrei finito. Grazie davvero di questa velocissima e bellissima panoramica. Ho cercato di essere veloce. Abbiamo I vestiti, vedere i vestiti. aperto il nostro pomeriggio con la bellezza ringrazio tantissimo anche Angelo per essere, come dire, stato perfettamente nei tempi che ci eravamo dati. Un mondo affascinante che speriamo di riuscire a coinvolgere sempre di più nelle attività del Dipartimento.
Io cercherò di cambiare in questo momento le impostazioni del dispositivo per facilitare la dottoressa Camilla Fusetti, alla quale chiedo di mostrarsi, della ditta Comperio, una ditta che produce software gestionali per biblioteche, che ci presenterà un po' il lavoro che fa e le attività della ditta presso cui lavora. Chiederei quindi a Camilla di presentarsi. Eccoci qua. Grazie Camilla per essere con noi anche quest'anno. E insomma, ti chiederei di iniziare tranquillamente la tua presentazione. Buon pomeriggio a tutti. Mi sentite? Noi ti sentiamo, credo ti sentano bene anche a distanza. Ho cambiato le impostazioni del dispositivo per favorire i nostri partecipanti a distanza. Noi siamo abbastanza ravvicinati, quindi prego, a te la parola. Un quarto d'ora, cerchiamo di stare nei tempi. Abbiamo un pomeriggio ancora molto ricco. Grazie ancora. Perfetto, grazie. Allora, intanto vi ringrazio per avermi invitata. Sono davvero contenta di essere qui. E insomma, spero che questo intervento possa essere utile agli studenti che stanno seguendo questo incontro. Nel senso che sono stata anch'io dall'altra parte, diciamo, desiderosa di avere consigli e spunti da utilizzare nel mondo del lavoro. Quindi, ecco, spero che siano incontri utili. Provo a condividere delle slide che avevo preparato. Allora, vediamo se riesco. Ditemi se le vedete. Le vediamo. Ok, perfetto. Bene. Perché io diciamo non vi vedo più, vedo solo in questo momento, vedo solo le slide. È un problema di Teams, si vedono solo le slide, quindi vai Ok. tranquilla, ci siamo, se ci sono problemi ci facciamo vivi. Perfetto, mi interrompete voi. Va bene, allora come ha detto Lucia, io diciamo lavoro per Comperio. È un'azienda di informatica. Se può esservi utile, vi racconto brevemente, diciamo, il mio percorso di studi. Sembra un po' un ossimoro, nel senso che in realtà il mio è stato un percorso abbastanza lungo. Allora, io, diciamo, ho fatto 5 anni di università e mi sono laureata in filosofia, quindi il classico 3 più 2. Con interesse già per il mondo delle biblioteche, quindi insomma avevo fatto degli esami di biblioteconomia. Poi ho svolto il servizio civile in biblioteca e effettivamente lì ho capito che davvero ecco, volevo lavorare nel mondo delle biblioteche e ho capito anche però che era necessario insomma, approfondire in modo più tecnico l'ambito delle biblioteche e quindi diciamo ho portato avanti, se così vogliamo dire, un percorso parallelo perché mi sono iscritta sia a una magistrale in storia e gestione del patrimonio archivistico e bibliografico e anche alla Scuola Vaticana di Biblioteconomia, quindi insomma, ho portato avanti ecco, in parallelo questo percorso. E nel frattempo ho cominciato a lavorare in biblioteca come catalogatrice, quindi diciamo, la mia prima grande passione è stata proprio la teoria catalografica e i cataloghi. Catalogando però mi sono accorta che in realtà l'aspetto che mi interessava di più era proprio la struttura dei cataloghi e in qualche modo la struttura, diciamo l'architettura che sta dietro i metadati catalografici. E proprio in quel momento lì, insomma, ho avuto questa proposta da parte di Comperio e ho iniziato a lavorare con loro. Quindi ecco, insomma, questo è stato un po' il percorso che mi ha portato a lavorare in questa azienda che adesso cercherò di raccontarvi. Quindi cercherò appunto di raccontarvi un po' quello che io faccio in questa azienda. Allora, intanto il termine Comperio, diciamo, è un verbo latino. Uno dei miei due responsabili è un latinista, quindi c'è, diciamo, questo grande interesse verso la lingua latina. È un verbo appunto che significa scoprire, verificare, apprendere. Quindi c'era proprio diciamo, la volontà di utilizzare un termine che indicasse, se vogliamo, un'apertura, no? Un'attività diciamo, di scoperta. È un po' quello che effettivamente ci caratterizza. Nello specifico che cosa facciamo? Cioè, a livello pratico.
Allora, di base noi offriamo servizi digitali dedicati agli istituti culturali. Siamo partiti ancora adesso, in realtà lavoriamo principalmente con reti di biblioteche. Da parte nostra però c'è anche un'apertura verso altri istituti culturali, quindi archivi e musei, e per questo ho proprio utilizzato il termine appunto più ampio istituti culturali. Sviluppiamo dei gestionali, quindi degli strumenti adatti a gestire, diciamo, tutte le operazioni relative sia all'ambito catalografico ma anche all'ambito appunto gestionale vero e proprio. Quindi utenti, prenotazioni, acquisti e via dicendo. Diciamo, questa è un'attività parallela, se vogliamo, allo sviluppo dei gestionali. Abbiamo lo sviluppo dei cataloghi online. Io li chiamo in questo modo, possiamo chiamarli OPAC, Discovery, come preferite, diciamo sostanzialmente le piattaforme a cui accedono gli utenti per appunto esplorare, navigare e ricercare all'interno delle risorse descritte nei cataloghi. E poi ci occupiamo moltissimo, ovviamente, di dati e metadati, quindi dati e metadati che ci permettono di descrivere le risorse che rappresentiamo nei cataloghi, quindi sia appunto di ambito bibliografico, ma anche archivistico, museale. In realtà anche di altri ambiti. Comunque in generale, diciamo, ci occupiamo di strutture di metadati, di modelli di metadati. Allora, come siamo organizzati? Quindi, diciamo, come è organizzata la nostra azienda? Allora, abbiamo, come dire, il team più numeroso, è sicuramente il team di sviluppo, quindi un gruppo di informatici che si occupa proprio di sviluppare e mantenere i vari software, perché appunto sono diversi software. Abbiamo poi un gruppo di lavoro che si occupa in particolare di gestire e mantenere i dati e i metadati. Forse alcuni di voi lo sanno, no? Hanno già studiato, diciamo, un po' cosa sono i metadati, le famiglie di metadati, ma sapete che sono, come dire, elementi che vengono aggiornati, che vengono modificati, che quindi hanno proprio bisogno di essere modificati, mantenuti, aggiornati. Quindi c'è proprio tutta un'attività legata, diciamo, a questo ambito. E poi abbiamo un team di sviluppo, cioè sostanzialmente, come dire, ci sono i servizi che noi già proponiamo e parallelamente abbiamo lo sviluppo di nuovi servizi e quindi appunto c'è un team che si occupa di progettare e portare avanti lo sviluppo di nuovi servizi. E poi ultimo, ma assolutamente non di minore importanza, tutta la parte ovviamente di gestione amministrativa di help desk, quindi diciamo noi forniamo un servizio di assistenza. Capite che tra l'altro è un servizio molto importante, nel senso che quando si hanno tanti clienti, appunto si ricevono tantissime richieste di assistenza, quindi insomma è un servizio che ci occupa, come dire, parecchio tempo. E poi facciamo formazione, quindi sostanzialmente proponiamo dei corsi di formazione sull'utilizzo, dei nostri servizi. Quindi ecco, questo è un po', come dire, l'organigramma di Comperio. Allora, quali competenze? Cioè, quali competenze sostanzialmente ci sono all'interno di un'azienda come la nostra? Allora, ovviamente gli informatici sanno sostanzialmente scrivere codice. Quindi io qui ho messo alcuni dei linguaggi che noi utilizziamo, alcuni, diciamo, dei linguaggi informatici che qui vengono utilizzati per sviluppare. Capite però anche voi che si tratta di un ambito in continua evoluzione, quindi diciamo gli informatici che lavorano con noi studiano continuamente e testano anche continuamente nuove tecnologie e nuovi linguaggi. Quindi appunto qui ne vedete alcuni, però già adesso per esempio ne stiamo testando di nuovi.
Ecco, poi, come dire, qui ci sono le competenze, di chi si occupa di analisi, e gestione di dati e metadati. Io in particolare mi occupo, di questo aspetto, cioè mi occupo dei dati e dei metadati e mi occupo anche, proprio dello sviluppo di servizi digitali. Quindi, diciamo, seguo diversi aspetti, mi occupo in realtà anche di formazione, quindi di formazione sui nostri servizi. Allora è fondamentale conoscere le normative catalografiche descrittive, cioè i metadati sostanzialmente che noi utilizziamo, diciamo, nel nostro ambito, soprattutto a livello catalografico, perché io in realtà mi dedico principalmente al catalogo. Quindi allo sviluppo di tutte le funzionalità che riguardano il catalogo e allo sviluppo e al mantenimento dei metadati e delle, come dire, architetture, dell'architettura, come dire, se così la vogliamo chiamare, che regge i metadati. Okay? Quindi, appunto, mi occupo nello specifico di questo ambito, cioè del catalogo. È importante conoscere le normative catalografiche descrittive, quindi Reicat, nuovo soggettario, classificazione. Okay? Vedete, in realtà ho messo riferimento appunto anche a normative standard di ambito archivistico museale, perché è importante anche questo. Conoscere molto bene gli standard dei modelli, per esempio il Mark 21, l'Unimark, ma anche appunto i modelli concettuali come i FLLRM, quindi approfondire, diciamo, questo ambito. Nel mio caso, quando per esempio mi occupo di migrazioni, io faccio, come dire, anche delle query da database. Quindi in questo momento io appunto utilizzo un database MySQL e come linguaggio utilizzo l'SQL. Sono cose che si imparano, lavorando, insomma, si impara, ecco, a fare delle query un po' più specifiche. Però appunto, per aggiornare, modificare, proporre nuovi modelli di metadati, ovviamente è necessario sostanzialmente essere aggiornati e conoscere abbastanza bene, insomma, questo tipo di ambito. Ecco, poi, come vi dicevo, un aspetto di cui ci occupiamo molto è l'implementazione di nuovi servizi. Io in particolare mi occupo di nuovi servizi che riguardano il catalogo. Anche qui, quali competenze? Allora, noi generalmente, come dire, poi questo è il nostro approccio, no? Il nostro approccio, di lavoro. Partiamo sempre da esigenze e problematiche reali, cioè è fondamentale avere una base teorica. E soprattutto è fondamentale avere una base teorica molto solida. Però partiamo anche sempre appunto da esigenze e problematiche reali, quindi diciamo anche da osservazioni e richieste che ci vengono fatte da parte dei clienti. È molto importante conoscere il contesto biblioteconomico, archivistico e museale. Gli standard, le normative e i documenti internazionali e nazionali, quindi appunto avere una buona base teorica, le varie tipologie di metadati, quindi anche qui essere aggiornati su questo tipo di discipline, l'architettura dell'informazione, questo diciamo è molto utile quando si sviluppano dei nuovi sistemi. E poi anche le discipline di confine, per cui effettivamente quando noi diciamo andiamo a sviluppare nuovi servizi, nel team, come dire, ci sono appunto degli informatici, degli sviluppatori, competenti anche in queste materie, come per esempio, tutta la parte relativa il design dell'interazione. La parte poi appunto di comunicazione tra, come dire, la macchina e i servizi, cioè la macchina e i servizi e gli utenti che utilizzano quei servizi. Quindi c'è poi anche la parte di grafica. Qui le competenze di chi si occupa di helpdesk e formazione riguardano ovviamente una conoscenza
molto approfondita dei servizi che offriamo, quindi in questo caso Clavis, che Clavis è il gestionale per biblioteche, Discovery, che invece è il catalogo lato utenti. E poi problematiche gestionali, diciamo che normalmente si presentano negli istituti che utilizzano appunto questi servizi. Quindi ecco, chi si occupa di assistenza e formazione deve sicuramente conoscere molto bene gli applicativi che noi come dire, mettiamo a disposizione, che noi forniamo agli utenti. Ecco, allora qualche esempio volevo. Volevo ricordare che ho ancora 2 o 3 minuti. Voi, come dire, mi conoscete, sono assolutamente perfida e irreprensibile nelle mie tempistiche, quindi attenzione, 4 minuti, 5 al massimo. Grazie. Ok, perfetto, grazie. Allora vado velocissima. Volevo farvi vedere qualche esempio, diciamo, di strumento. Allora, vedete, per esempio, questo è una versione beta, diciamo, si chiama MyArgo, che è un portale sviluppato per l'Alto Adige, che aggrega, diciamo, risorse provenienti da vari istituti. Quindi in questo caso il grande sforzo qual è stato? Quello di avere un portale che teneva insieme risorse descritte con metadati diversi, cioè risorse conservate nelle fototeche, negli archivi, nelle biblioteche, nelle mediateche. Quindi appunto un grandissimo lavoro di mappatura sui metadati per avere una presentazione, come dire, specifica ma anche uniforme. Quindi questo è l'esempio di un servizio sviluppato abbastanza recentemente. Qui invece vedete, avete l'esempio di un catalogo lato utente, okay, di un sistema di biblioteche pubbliche. Anche qui, insomma, ci sono tutta una serie di personalizzazioni che possono essere fatte e sono appunto servizi che cerchiamo continuamente di migliorare. L'ultimo progetto a cui sostanzialmente ci stiamo dedicando da parecchio tempo, ok, con questo diciamo casomai chiudo, è questo strumento a cui in realtà non abbiamo ancora dato un nome. Non è semplicemente un gestionale per catalogare, è molto di più. È uno strumento che serve a progettare in realtà cataloghi, ok? E è uno strumento che ha il grandissimo vantaggio, se qui vedete c'è la parte, diciamo, dedicata ai dizionari, cioè ai metadati, okay? È uno strumento che può accogliere, ospitare tantissime tipologie di metadati. E tutti questi metadati possono essere usati per descrivere diverse tipologie di risorse. Adesso diciamo che okay, forse stiamo entrando anche in aspetti un po' troppo tecnici. Però appunto questo per esempio è uno degli ultimi servizi che io sto seguendo, quindi a livello proprio di sviluppo. Beh, allora, visto che avevo 4 minuti, che forse ho finito. Ok, dimmi tu, Lucia. Aspettate. Guarda, ti ringrazio tantissimo. La presentazione dei vostri servizi è sempre, almeno per me che, come dire, amo molto queste cose, molto interessante. Ti chiederei di chiudere la condivisione, mi vedo in tripla immagine, abbastanza agghiacciante. L'unica cosa che non hai detto, che mi permetto di aggiungere io, è che Comperio, pur essendo una ditta di dimensioni limitate, ha accolto e accoglie tirocinanti del nostro corso di laurea magistrale. Sono, come dire, siete stati e immagino lo sarete anche sempre disponibili da questo punto di vista. Per chi fosse interessato a queste tematiche particolari, ovviamente è un'esperienza altamente formativa perché viene fatta con professionisti molto, molto competenti e in grado anche di seguire i nostri tirocinanti. Per cui, vuol dire, no, non posso che ringraziarvi ancora per la disponibilità e l'attenzione che avete riservato al corso e ai nostri studenti, e ringrazio ancora te in particolare per la presentazione di oggi. Mi ricollego in parte alla tua presentazione, nel senso che nella personalizzazione del sistema bibliotecario di Verona abbiamo visto anche i servizi digitali offerti da MLOL.
Per cui chiederei a questo punto a Valentina Ginepri, che lavora proprio per Mlol, di venire un pochino a raccontarci quello che fanno loro. Ringrazio ancora Camilla della Grazie a voi. disponibilità e speriamo di vederci presto di persona. Buon pomeriggio, grazie. Grazie. Cambio di nuovo scusate, le impostazioni in modo tale da avere l'altro audio e lascio ovviamente il posto a Valentina Ginepri in modo tale che ci possa raccontare un pochino cosa fa Mlol. Valentina, che è anche una nostra laureata, insomma, quindi Esatto. ora lo dirà. Eccomi, tolgo la mascherina. Allora, sì, mi fa appunto particolarmente piacere essere qui perché sono una ex laureata di beni culturali, quindi mi fa sempre piacere tornare a questo dipartimento. E, posso usare il browser, vero qui? Sì, però devi condividere lo schermo. Ok. Quindi prima condividiamo. Quella, Ok. condividi schermo, poi tiri giù questo, apri il browser e abbiamo Allora, io quindi sono qui per parlarvi di Mlol e il lavoro che faccio io devo dire che è molto simile a quello che ci ha descritto Camilla poco fa, per cui sentirete ripetere appunto delle cose. Allora, per chi non conoscesse Mlol è una piattaforma che è nata nel 2009 e con l'obiettivo principale di gestire l'e-lending, quindi il servizio di prestito degli ebook. Questo è il suo core anche attualmente ed è il servizio appunto per cui è cresciuta negli anni. Per cui sostanzialmente il team che si occupa di questa parte di Mlol si occupa del dialogo con gli editori, quindi i principali editori italiani, Adelphi, Mondadori, eccetera, e le biblioteche. Quindi Mlol sta in mezzo e fa comunicare insomma queste due realtà. Gestisce ovviamente anche tutte le transazioni di prestito, gli acquisti degli ebook da parte delle biblioteche, eccetera. Accanto negli anni, ovviamente, accanto a questo servizio si sono affiancati servizi molto utilizzati, per esempio quello dell'edicola, che raccoglie oltre 7.000 quotidiani periodici da tutto il mondo, anche questi accessibili gratuitamente agli utenti, film da mi pare 3 anni. E infine gli audiolibri, che sono la parte che nel 2022 sarà sviluppata ancora e potenziata, per cui ci saranno sorprese su questo lato. Diciamo che questa parte di Media Library è la parte dedicata, riservata alle biblioteche pubbliche, con biblioteche pubbliche intendo biblioteche pubbliche private e negli ultimi anni universitarie, quindi molti atenei italiani hanno aderito al progetto Mlol e hanno il proprio portale Mlol personalizzato, con risorse ovviamente adatte ad un pubblico di studenti universitari. La seconda anima di Mlol è, ve la faccio solo vedere per il sito, è Mlol Scuola, che è sostanzialmente, vedete anche proprio nella grafica, è lo stesso portale di Mlol, ma personalizzato per un pubblico appunto scolastico, scuole di vario ordine e grado. In questo caso gli interlocutori finali non sono più le biblioteche, ma le scuole, quindi gli studenti e gli insegnanti. Questo significa che dialoghiamo costantemente con gli insegnanti per cercare di individuare dei progetti specifici appunto adatti alla promozione, alla lettura digitale, ma al digitale in genere. Quindi è un dialogo molto attivo quello che facciamo con gli insegnanti. L'ultima anima, diciamo, di Mlol è quella su cui vorrei soffermarmi un pochino di più, un po' perché è il 70% del mio lavoro, un po' perché secondo me è quello che più interessa a chi sta studiando in questa facoltà ed è la parte delle Digital Humanities. Le Digital Humanities nascono col progetto Open. Il progetto Open è un progetto nato qualche anno fa con un portale separato, poi totalmente integrato nel catalogo di Mlol, e ha lo scopo di, vedete, intanto si carica, quindi questo vi dà una dimensione delle risorse attualmente presenti, sono 2,5 milioni quasi. Sono risorse digitalizzate da biblioteche, musei o archivi di
diverse parti del mondo, quindi diverse lingue, e la diversità quindi è costituita sia dalle lingue sia dalla tipologia di oggetti. Vedete che ci sono mappe, periodici scientifici e no, anche risorse di e-learning che quindi sono particolarmente interessanti per le scuole, video, audiolibri anche qua, mappe, spartiti, insomma adesso non vi sto a fare il dettaglio. Quindi che cosa fa il team di Open? È, direi, il lavoro ideale insomma per l'umanista digitale, perché servono sia competenze da umanista, quindi serve una persona in grado di individuare quali sono le risorse più interessanti, capire cosa interessa di queste risorse e decidere, dire al team dei tecnici, ok, queste risorse sono, le possiamo portare, ci interessano e quindi mettiamole, rendiamole fruibili tramite Open Knowledge. Serve quindi il team tecnico di informatici che sia in grado di attivare delle procedure automatiche per prendere questi dati dai siti di origine, dando vita al processo che si chiama in gergo data scraping o data crawling. I dati vengono quindi grattati proprio, perché scraping questo significa, e vengono quindi salvati in un database nostro, MLOL, che è in grado di pulire parzialmente questi dati. Che cosa significa? Significa che, voi lo sapete benissimo, trattando materiali diversi con schemi di metadati molto diversi, abbiamo necessità di ridurli ad uno schema comune. È ovviamente un'utopia, perché è praticamente impossibile farlo. Noi ci riusciamo solo nel momento in cui i metadati necessari per la nostra piattaforma sono minimi. Quindi ci basta avere il titolo, l'autore, il luogo di pubblicazione, anno di pubblicazione e qualche notizia di semantica. Vedete, è una semantica abbastanza superficiale, però comunque per, il nostro scopo è quello di creare una sorta di indice delle risorse culturali più interessanti, quindi non abbiamo lo scopo che ha un OPAC di invece dare informazioni aggiuntive sulla risorsa. Questa parte del lavoro ci consente di essere molto liberi nella sperimentazione, quindi vengono fuori sempre tantissime idee, e l'ultima, per esempio in ordine di cronologico, è la sperimentazione sul Triple IF. Vi faccio vedere qui un'immagine. Quindi Triple IF è uno standard con cui si scambiano le immagini sul web, che consente una serie di funzionalità molto interessanti, tra cui l'annotazione dei documenti, il confronto tra due documenti diversi e quella più immediata che vi faccio vedere subito, uno zoom ad altissima definizione di qualunque tipo di risorsa condivisa in questo modo. Quindi il Triple IF ci ha consentito di avere un'anteprima molto più specifica dell'immagine, quindi non solo la semplice thumbnail, ma una serie di funzionalità aggiuntive, e ovviamente chi volesse, chi fosse interessato a un approfondimento su questa risorsa ha il link, vai al sito e ovviamente viene dirottato sul sito d'origine che ha tutti i dati, vedete, molto più complessi e molto più ricchi. Dalle idee, sono in ritardo? Perfetto. Dalle idee nate da OpenLOL è nato, scusate la ripetizione, la terza anima, diciamo, di MLOL, il fratello maggiore di Open, che è MLOL DH. Vi faccio vedere solo un esempio. MLOL DH in realtà è stato creato in collaborazione con altri partner e si propone lo scopo di seguire l'intera digitalizzazione dei materiali culturali, quindi sia archivi, sia musei, sia biblioteche. Questo è uno degli ultimi esempi. Cosa succede? Una biblioteca decide di digitalizzare il proprio fondo, il team di MLOL DH che si occupa, il partner, perché non è MLOL, che si occupa di digitalizzazione, comincia a digitalizzare con delle macchine bellissime il materiale. C'è il team che si occupa di tradurre queste immagini in Triple IF e quello che si occupa di una metadatazione uniforme, e infine arriva MLOL che
rende fruibili le risorse e le fa le rende fruibili attraverso appunto un portale MLOL dedicato a quella particolare realtà. Uno dei primi esempi è stato Estense, che è stata appunto la prima che ci ha consentito di portare avanti queste sperimentazioni sui metadati, e qui ovviamente, scusate, qui ovviamente le idee vengono approfondite, anche perché appunto abbiamo altri interlocutori, non siamo solo noi azienda MLOL, ma parliamo con realtà diverse, e questo ci consente di ampliare le nostre conoscenze e di essere continuamente stimolati, insomma, su nuovi fronti. Direi che sono... Ok, perfetto, allora non vado oltre, e niente, le competenze un po' che ci servono sono soprattutto tecniche, ma non solo, ecco, abbiamo bisogno anche di tecnici, non nel senso di informatici, ma di tecnici bibliotecari che ci sappiano insegnare a usare i metadati in un modo corretto. Stiamo iniziando un percorso, esatto, di collaborazione stretta con LOL, anche per attivare appunto possibilità, esatto, di tirocinio di altro con gli studenti, con il supporto, come dire, da parte nostra, e ci auguriamo che anche in questo caso si tratti di una collaborazione proficua e duratura. Esatto, abbiamo già, insomma, collaborato in convegno, altre iniziative, esatto, ma insomma la nostra idea è quella di continuare a cercare di essere comunque attivi anche col mondo dei privati per avere partnership, come dire, positive per tutti. Esatto. Ringrazio Valentina tantissimo, chiudo io la condivisione. Ok, scusami. Figurati, chiudo la condivisione. Stiamo cercando di mantenere i tempi il più possibile, in modo da consentire a tutti di avere un tempo ragionevole, di lasciare spazio anche alla tavola rotonda, che sarà la parte conclusiva di questa giornata. Per concludere, la parte, diciamo così, più legata al mondo delle biblioteche, chiederei adesso a Tiziana Possemato di Etcaltem Casanini Libri di venirci un pochino a raccontare la sua esperienza e cosa secondo loro serve. Prego. Grazie Tiziana per essere anche venuta in persona. Grazie Lucia, grazie dell'invito. Sì, io rappresento qui due aziende che collaborano insieme da tanto tempo, e poi l'anno scorso c'è stato anche proprio abbiamo stretto i rapporti perché AdCalt è diventata una partecipata di Casalini. Dunque, io rappresento appunto Casalini Libri ed AdCalt, due aziende apparentemente molto diverse. Casalini Libri è un fornitore di servizi e di materiale per biblioteche che sono dislocate in molte parti del mondo, quindi direi un punto di osservazione della realtà biblioteca internazionale, e questo è un bel privilegio poter vedere come le biblioteche nel mondo lavorino su terreni che sono comuni un po' a tutti. AdCalt è mi piace definirlo un po' il braccio tecnologico di Casalini, e non solo, perché nasce con una sua completa autonomia come software house, quindi sviluppo e distribuzione prima di ILS, quindi di sistemi di gestione delle biblioteche e degli archivi, e poi appunto questa lunghissima collaborazione con la Casalini Libri, che ha consentito di creare questa sinergia. Parto velocemente da Casalini Libri. Casalini parte dalla selezione delle risorse, del materiale per le biblioteche in tutto il mondo, ovviamente con grande attenzione alle lingue romanze, a tutto ciò che è la cultura soprattutto del Mediterraneo, e però con questa vocazione internazionale, nel senso di distribuire il materiale
materiale a biblioteche, soprattutto in ambito nordamericano, ma poi in Europa e in Italia, ovviamente. Il servizio parte dalla selezione del materiale sulla base dei profili e poi prosegue con la catalogazione, quindi tante figure di catalogatori nel vero senso della parola, e poi ovviamente tutta un'altra parte di settori, quello del digitale, della distribuzione, eccetera. L'ATCALT invece è un'azienda proprio a vocazione informatica, quindi noi come ATCALT lavoriamo soprattutto con informatici. Molto simile la mia formazione e anche il tipo di figura raccontata da Camilla Fusetti di Comperio, molti informatici ma anche esperti di dominio, quindi bibliotecari, archivisti ed esperti di musei. Io personalmente sono direttore, questa è una cosa un po' particolare, io per Casalini sono quello che viene definito il Chief Information Officer, che non è nient'altro che il direttore informatico responsabile della gestione strategica dei sistemi informativi, ed è una, e poi sono direttore di ATCALT. È una cosa particolare perché la mia formazione, come quella di Camilla, è di origine totalmente diversa. Io sono laureata in filosofia e poi specializzata in biblioteconomia e vedo più un video dalla chat. Non c'è un video. Non c'è un video. Non video del. Non si vede più il video, ma io la vedevo. No, non stiamo condividendo nulla, no. Quindi. Adesso rispondo io. Scusate, ma pensavo che. E quindi dicevo, una scelta che apparentemente sembra anomala, perché una persona laureata in filosofia con poi un percorso in biblioteconomia archivistica, io ho lavorato per diversi anni in archivio prima e poi in biblioteca, che poi venga in qualche modo scelto come direttore informatico, insomma è un segnale importante per un'azienda, significa avere comunque la volontà di parlare lo stesso linguaggio delle persone con cui si lavora, quindi soprattutto con i bibliotecari, e avere una visione strategica anche di come l'informatica possa supportare questa disciplina, questa ed altre discipline. Quali sono i rami, diciamo, quali sono le competenze che anch'io mi trovo a selezionare quando facciamo colloqui a nuove persone che ci chiedono di entrare nei vari gruppi di lavoro? È cambiato tanto, è cambiata tanto negli anni. Io lavoro in questo settore da 25 anni, quest'anno sono 25 anni precisi, ed è cambiato tanto perché prima cercavamo proprio catalogatori, bibliotecari, cioè pensavamo che fosse importante e necessario trovare persone, e così è stato per tantissimo tempo, capaci di dialogare con le biblioteche presso le quali forniamo servizi per capire che cosa significa gestire un ordine in modo informatizzato, cosa significa un record bibliografico, quali metadati utilizzare per il record e per la descrizione bibliografica e così via. Negli anni la competenza si è andata un po' specializzando ma anche un po' variando. Ora noi cerchiamo, al di là degli informatici ovviamente, che sono senza di loro non vivremmo noi, quello che noi cerchiamo è lo specialista di metadati, quello che in altre aree geografiche si chiama metadata strategist, e cioè una capacità di capire e di individuare le tantissime tipologie di dati e metadati che ruotano intorno all'ambito dei beni culturali. E Lucia, non so se posso condividere solo una pagina. Allora, facciamo così, allora, si va in condivisione, condividi schermo e a quel punto puoi aprire la pagina, sì. Chiedo questa. Allora, vediamo se riesco ad essere efficace in questa. Sì.
Ecco, questa è un'immagine che mi piace mostrare quando abbiamo colloqui con le persone che si propongono per lavorare con noi. Quando nel curriculum magari mettono conosco Unimark, conosco Mark 21 oppure conosco il Dublin Core. La cosa che in genere dico è che questo tipo di conoscenza iniziale è essenziale, come diceva anche Camilla, c'è bisogno di questo tipo di conoscenza, ma c'è bisogno di sapere che il mondo dei beni culturali è un mondo che ha una ricchezza di metadati, di protocolli e di standard che è incredibile. E quindi la prima caratteristica che noi chiediamo a chi si propone, sia per tirocini, sia per lavoro, è una enorme capacità logica e una enorme capacità inferenziale, cioè avere la capacità di capire che quello che conosco sul Mark 21 o quello che conosco sull'Unimark in realtà deve servirmi per apprendere immediatamente quello che dovrò conoscere sul mio nuovo standard, proprio perché è una disciplina altamente tecnologica adesso e che altamente tecnologica in cui il ruolo molto ancillare che l'informatica ha avuto per tanti anni comincia a riequilibrarsi, e poi spendo 2 minuti per parlare del nostro reparto di diciamo ricerca e sviluppo, in cui ci sono talmente tanti standard, protocolli, linguaggi di espressione di questo enorme mondo di dati e metadati che è assolutamente impossibile arrivare con una competenza già formata. Quello che è importante è utilizzare la propria conoscenza, che può nascere dall'aver fatto un'esperienza di catalogazione presso una piccola biblioteca comunale o una biblioteca universitaria, per capire quanto quella logica sia risfruttabile in altri contesti e in altri momenti. Quindi nella mia analisi, diciamo, anche delle persone che lavorano con noi, spesso non è quella più competente in termini di più corsi, più studi, più teoria appresa, ma la più competente diventa quella che è capace di risfruttare la conoscenza acquisita, di rimetterla a frutto per essere immediatamente aggiornato su quello che questo mondo, se fatto ad un certo livello, richiede. E a questo proposito noi abbiamo un filone partito come ricerca e sviluppo, ma che è diventato un filone di produzione, che è quello per esempio dei linked open data e del web semantico, in cui davvero questo rapporto tra competenza catalografica o di metadata analyst, diciamo, e tecnologica è difficile da distinguere. È un tipo di competenza che è un po' a tutto tondo, e tutta l'esperienza che io sto facendo personalmente, ma anche con tutti i colleghi in questi progetti internazionali, quello su cui stiamo lavorando tantissimo è questo di ShareVD, la Share Family, con grandi biblioteche nordamericane, ma anche con la nazionale norvegese, finlandese, la British Library, eccetera. L'esperienza che io faccio di persone che lavorano su questi progetti è proprio quella di la competente dei metadati, dove la competenza non viene mai specificatamente dallo studio universitario, ma deriva molto dall'esperienza e da quello che si riesce a rimettere a ricchezza. In particolare su questo ambito stiamo investendo tantissimo, quello del web semantico e del linked open data, perché abbiamo risposto ad una esigenza, ad una richiesta che nasce dalle biblioteche americane, che ovviamente per un po' di disponibilità economica maggiore sono un pezzettino più avanti di noi su questo, ma noi ovviamente seguiamo. Qui c'è una bellissima summer school che mi sembra focalizzata proprio su questi temi, no, Fiammetta? E quindi seguiamo assolutamente il filone, e in questo tipo di filone veramente è interessante capire come la competenza sulla gestione del metadato e su quell'ambito tecnologico, ma non solo, quindi
quindi anche molto catalografico, sia il comune denominatore di tutti i partecipanti a questo gruppo. Dico soltanto quest'ultima cosa: questa esperienza di Share Family e della Share VD in particolare, ma poi declinata questa Share Family in molte iniziative diverse, è un'esperienza per me bellissima e formativa, proprio perché consente di testare sul campo in modo molto molto pratico tutta una serie di teorie, di filosofie, di supposizioni che finché si leggono sulla carta sono molto complesse o comunque difficili da sperimentare. È un terreno molto pratico e consente a tutta una comunità globale che va dall'Italia alla Norvegia, alla Finlandia, alla Gran Bretagna, agli Stati Uniti, eccetera, di confrontarsi su tematiche molto molto attuali. Sono tematiche dove facendo comunità si lavora meglio. Si lavora meglio, anzi io ritengo, Lucia, che nessun gruppo su queste tematiche, nessuna persona, nessuna azienda su queste tematiche possa fare da sé, perché è un terreno intanto pionieristico in cui tante cose non sono definite e c'è una rivisitazione anche del linguaggio, dell'approccio, della filosofia proprio al dato, al metadato. Ci sono anche grandi margini di crescita, secondo me grande interesse rispetto a queste tematiche, quindi anche per chi si sta formando la capacità poi di andare a interagire con realtà non esclusivamente italiane, ma realtà che comunque si interfacciano con il mondo delle biblioteche, ma veramente inteso come mondo, è sicuramente una delle parti più belle di questo lavoro. Faccio solo una velocissima precisazione, nel senso che abbiamo parlato di LinkedIn Open Data, la Summer School che organizziamo e che è coordinata da Fiammetta Sabba. Quest'anno, vista la tematica, visto che era da tanti anni che parlavamo di LinkedIn Open Data, abbiamo deciso di cambiare un pochino il tema, di andare forse ad ampliarlo da un certo punto di vista, ma un pochino rimodularlo per non ripeterci, per essere anche un pochino più attenti ad alcune tematiche che stanno emergendo. Quindi quest'anno andremo a lavorare soprattutto sulle digital library. C'è grande interesse, c'è grande attenzione, c'è voglia anche di formazione e anche in questo caso di condivisione di esperienze, di progetti, di anche di visioni della Digital Library. Quindi per quest'anno abbiamo deciso di così cambiare un pochino il focus delle nostre summit. Anche perché c'è da dire che dopo 6 edizioni abbiamo formato tutta Italia, 100 persone, abbiamo visto che sono partiti anche progetti non soltanto all'interno delle aziende e degli istituti, ma anche del volontariato del web tematico, come Wikidata. Quindi ormai la tematica un po' sta camminando da sola e c'è la necessità di rispondere a quello che è l'emergenza di adesso e anche fare con un riposizionamento anche della Summer, anche per venire incontro alle esigenze che vediamo, che sentiamo. Appunto, sono temi strettamente collegati. Grazie. Scusa, dico, come dicevi tu, un ampliamento. Sì, un tentativo comunque di non ripetere, variare, essere in grado di stare attenti anche alle esigenze formative che ci vengono richieste. Buongiorno a tutti, adesso cambiamo un pochino, chiederei a Sabrina Mingarelli in questo momento gentilmente di spegnere la videocamera, perché purtroppo dobbiamo ancora finire, siamo un pochino in ritardo con i nostri interventi della sessione pomeridiana, quindi chiederei ad Antonella Deiana di palesarsi e cambierò di nuovo le impostazioni del dispositivo in modo tale da consentire meglio la visione a chi è presente. Le chiederei di mostrarsi e... Non riesco ad attivare la telecamera. Aveva delle slide o qualcosa da presentare? No, niente slide. E allora andiamo, come dire, assolutamente solo in audio, facciamo finta che sia una telefonata e visto che c'è questo problema di videocamera le chiederei comunque... Non si riesce a disattivare la non visualizzazione, anche se la clicco... Aspetti, provo a vedere io se ho... Provi ad attivarla. Non ho la possibilità di farlo io, quindi purtroppo
non le riesco ad attivare il video. Chiederei invece a Sabrina Mingarelli della direzione generale se gentilmente può spegnere la videocamera per evitare questo effetto visione di una persona, ascolto di un'altra, che potrebbe essere abbastanza straniante. Lascio la parola ad Antonella Deiana che comunque ci racconterà la sua esperienza di libera professionista del mondo degli archivi. Spengo a questo punto anche la mia videocamera in modo da avere da lasciare un video di non visione per tutti. No, ma resti lei. Allora, intanto vi volevo ringraziare per l'ospitalità, per avermi accolto anche quest'anno e darmi la possibilità di spiegare o di portare quantomeno quella che è la mia esperienza attuale e quello che è stato il mio percorso di studi. Partendo dal percorso di studi, io sono laureata in lettere, specializzata in archivistica, paleografia e diplomatica, e ho iniziato quindi a lavorare nel mondo degli archivi immediatamente e appena dopo la laurea. Mi sono rivolta prevalentemente agli archivi degli enti locali e quindi dei comuni, e con attività di riordino, di scarto e inventariazione. Ho iniziato a lavorare nel 1997 e all'epoca eravamo in un ambiente assolutamente, quasi completamente ed esclusivamente analogico. I sistemi di gestione documentale iniziavano a esserci, ma erano in grosse amministrazioni. Parallelamente, quindi all'attività in archivio, intorno agli anni 2000, ho iniziato a vedere l'evolversi dei sistemi di gestione documentale e quindi l'introduzione all'interno delle PA di archivi digitali, quindi l'utilizzo di protocolli informatici e un iniziale interesse verso quelli che erano gli strumenti più propriamente archivistici, dell'archivistica più classica, e quindi il titolario di classificazione, i piani di fascicolazione, una cura maggiore rivolta alla sedimentazione del documento, sedimentazione che iniziava già a essere digitale, per poi diventare completamente digitale dal 2004 in avanti con l'introduzione del protocollo informatico. Molto spesso siamo però portati a pensare a una netta divisione tra archivio analogico e archivio digitale. In realtà questa netta divisione non c'è, non esiste. Esiste un archivio analogico e lo stesso archivio analogico diventa poi successivamente un archivio digitale. Cambia ovviamente la forma del documento, non è analogico ma è un PDFA magari firmato digitalmente, ma il documento è il medesimo, che sia analogico che sia digitale. Questa continuità tra l'analogico e il digitale spesso non è percepita nella sua interezza e si tende a rivolgere un interesse forte verso gli archivi digitali, lasciando poi da parte o comunque staccati, scollegati sostanzialmente quelli analogici. Questa mattina ho sentito spesso parlare di attività di stage legate al mondo dell'analogico. Questa attività è estremamente importante perché chi comprende, chi ha visto e chi ha conosciuto spesso gli archivi digitali riesce a dare una consistenza anche più logica a quelli che sono poi diventati gli archivi digitali, che sono evoluti nella versione digitale, quindi nella conservazione dei documenti stessi. Gli archivi digitali chiaramente soggiacciono a non tante regole diverse, ma a necessità che sono diverse, perché diversa è la forma e diverso deve essere il trattamento degli archivi digitali. Questa mattina mi ha lasciato molto colpita e a un certo punto il dottor Franceschini di CNA, parlando degli archivi di impresa, indicava la presenza di diversi scatoloni di materiale che doveva essere ancora inventariato, organizzato, riordinato, schedato e via dicendo.
Ecco, la grossissima differenza che c'è tra l'analogico e il digitale è appunto questa. Mentre l'analogico ci ha sempre lasciato la possibilità di avere un sedimento e quindi rimaneva la carta non in ordine, ma rimaneva mucchiata in scatoloni, accatastati, ma resta. Ecco, il digitale invece ha necessità di una cura che deve essere posta in essere da subito, immediatamente, perché il digitale, se non viene preso, non viene incardinato, non viene immediatamente collocato in un ambito in cui questo possa essere poi contenuto, rischia di essere disperso. Se pensavo, e questo l'ho pensato veramente per tantissimi anni, perché ho lavorato con pubbliche amministrazioni di tutti i livelli, dal comune alle province alle regioni, per arrivare a creare il titolario di classificazione del Ministero dell'Agricoltura. E se pensavo che il problema della gestione degli archivi fosse un problema prevalentemente, se non quasi esclusivamente, della pubblica amministrazione, mi sono dovuta rivedere su questa cosa. Molto spesso nel corso del tempo e delle attività che svolgo sono costretta a rivedere alcune posizioni. Pensavo che comunque nelle aziende private le cose fossero, tra virgolette, più semplici e che ci fossero dei sistemi più organizzati di condivisione delle informazioni, ma anche di sedimentazione della documentazione, per poi andare a creare quelli che vengono definiti adesso archivi di impresa. Mi sono resa conto che, nonostante abbia visto diverse aziende, anche multinazionali, in realtà la situazione è addirittura più complessa e coordinata, anzi completamente non coordinata, rispetto alle pubbliche amministrazioni. La cartella di rete è o il disco condiviso è il luogo in cui vengono appoggiate, alloccate all'occorrenza i documenti di aziende anche. Ecco, alla luce dell'entrata in vigore delle nuove linee guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti digitali e alla continua evoluzione e implementazione di sistemi che consentono al cittadino, quindi a noi anche nel nostro privato, di poter accedere a tutti i servizi e la maggior parte dei servizi di cui abbiamo bisogno e attraverso autenticazioni e comunque con istanze online, la necessità è quella di riuscire a organizzare, a creare, a formare delle persone che non solo nell'ambito della pubblica amministrazione abbiano un ruolo nella gestione degli archivi di deposito storici, ma ancor di più persone che siano in grado di gestire l'archivio informazione, ovvero di gestire l'archivio corrente, perché questa è una fase estremamente delicata in cui si sviluppa la discriminante. Se il documento che abbiamo al momento in visualizzazione nel nostro computer vivrà nel tempo o verrà conservato in una cartella di rete piuttosto che su un hard disk esterno o in un cloud personale. E la sfida non è esclusivamente per le pubbliche amministrazioni, ma ho visto che c'è anche tantissimo lavoro, io chiaramente posso portare la mia esperienza da libera professionista, in ambito privato. E in ambito privato il terreno penso che sia quanto mai vergine da questo punto di vista, e sono da costruire sostanzialmente non solo i sistemi di gestione documentale che andranno a veicolare le informazioni all'interno delle aziende, ma sono proprio da creare gli strumenti che andranno a presiedere l'organizzazione che avranno questi documenti e quindi i titolari di
classificazione anche per le aziende, perché al momento i documenti che sono sottoposti, che vengono trattati con maggior riguardo sono i documenti fiscali, i documenti finanziari, perché è previsto da una norma del codice civile che debbano essere conservati digitalmente e quindi a questi viene data lunga vita attraverso il processo di conservazione digitale. Mi sento anche di... Prego. Chiederei a Stefano Benedetto, che ha la videocamera accesa, gentilmente di spegnerla perché stiamo registrando e questo ci creerà problemi. Grazie. Prego, prego, mi scusi se l'ho interrotto. Niente, perbacco. Allora, mi spendo un'ultima parola sul PNNR. Si parla, e anche questa mattina ho sentito parlare, di digitalizzazione degli archivi analogici. Che sicuramente porterà a un miglioramento di tutta quella parte legata alla fruibilità del dato e dei documenti. Vedo che molta attenzione viene posta sulla digitalizzazione delle pratiche edilizie, adesso anche in virtù dei bonus messi a disposizione dallo Stato, c'è stato un grossissimo incremento. Diciamo che sono comunque come tipologia di pratiche, pratiche che vengono sempre molto utilizzate e sono sempre fruite ogni volta che si deve effettuare un'attività su un immobile o su un condominio. E queste pratiche sono sottoposte in questo momento a dei processi di digitalizzazione da differenti software house e differenti aziende che si occupano della digitalizzazione. Non è però il percorso esclusivamente legato alla digitalizzazione del documento, ma l'attività che diventa importante è l'associazione alla digitalizzazione di un set di metadati che siano identificativi per quei documenti e che consentano nel tempo di poter essere ritrovati. E è necessario anche individuare un luogo in cui andare a mettere, a collocare queste digitalizzazioni a seconda del tipo di percorso che è stato scelto dall'amministrazione, tenendo presente però che se siamo in grado di recuperare i documenti del passato, dovremmo essere in grado di far sì che i documenti del presente si possano sedimentare nel modo corretto e quindi creando dei fascicoli. Da questo punto di vista vedo che ancora molte amministrazioni sono abbastanza distanti dall'attività legata alla fascicolazione dei documenti, che però sono gli unici originali che abbiamo. Quindi se sono certa che c'è un fascicolo di una pratica edilizia del 1970, può essere che non sia così tanto sicura che una pratica edilizia che io ho presentato nel 2021 sia sedimentata all'interno di un repository che poi sia in grado di andare in conservazione, perché c'è molta commistione tra verticali di filiera e conservazione digitale, quindi tanti software che fanno tante cose, non tutti hanno la funzione di conservare i documenti per poi mandarli in conservazione. Quindi io penso che i ragazzi che si affacciano al mondo del lavoro con pazienza ed esperienza, che si crea ovviamente solo attraverso il lavoro e quindi attraverso stage o attività di questo genere, possano avere veramente delle ottime soddisfazioni. Anche con attività svolte nel mondo libero professionale. Ci sono. Grazie davvero per essere stata di nuovo con noi, per avere condiviso la sua esperienza di libera professionista, la grande varietà di esperienze che ha avuto, per
avere anche condiviso con noi degli spunti di riflessione che sicuramente meriterebbero di essere approfonditi, ma oggi pomeriggio il tempo è ancora più tiranno di questa mattina, quindi mi scuso per non lasciare sufficiente spazio alla discussione. Chiederei invece a Eleonora Luzzi se gentilmente vi ringrazio. Buonasera a tutti. Buonasera, Eleonora Luzzi di Unimatica, a cui lascio immediatamente la parola per l'ultima presentazione di questa sessione pomeridiana, perché Piera Fiorito della Cooperativa Le Pagine purtroppo non è potuta essere con noi, ma condivideremo poi le slide che ci ha lasciato in modo tale da far pervenire agli studenti anche questa esperienza e questa realtà. Prego, lei la parola, grazie ancora di essere qua. Grazie. Buonasera a tutti, non so se mi sentite, se mi vedete, se vedete la condivisione del mio schermo. La condivisione ancora un attimino, per il momento vediamo lei e la sentiamo, quindi già direi che è un ottimo punto di partenza. Bene, allora in attesa che poi Teams riesca anche ad attivare la condivisione dello schermo, volevo intanto presentarmi. Perfetto, ecco. Va. Perfetto. Ok, ora la vedo anche io. Completamente la parola. Allora, grazie, buonasera. Innanzitutto grazie mille per l'invito, perché è stata una giornata interessantissima, soprattutto per chi come me ha una formazione prettamente umanistica e prettamente dedita al mondo delle biblioteche, perché infatti oltre a una laurea in lingue ho anche una laurea in biblioteconomia e bibliografia, quindi è stata una giornata veramente ricca di spunti, di riflessioni, e dopo tanto tempo, insomma, che non mi ritrovavo a riflettere su determinate tematiche, oggi è stata proprio una giornata che mi ha decisamente rinfrancato, perché infatti quello di cui vi parlerò invece io è un ambiente, un mondo decisamente diverso da quello che abbiamo visto fino ad oggi e finora nella giornata di oggi. Infatti io vi parlerò della mia esperienza presso un conservatore qualificato. Non so se avete consapevolezza, cioè consapevolezza e conoscenza di chi siano i conservatori qualificati. Quindi mi avvalgo di queste slide che ho creato per cercare di supportarmi nella spiegazione e per cercare di fare il focus su quelli che sono gli elementi più importanti. Con l'avvento del digitale, le pubbliche amministrazioni sono state chiamate a conservare a norma tutti i propri documenti formati e ricevuti nell'ambito appunto della loro azione amministrativa. E quindi per una pubblica amministrazione nello specifico, perché la normativa oggi vigente in Italia ha come focus più che altro la pubblica amministrazione, anche se con l'avvento delle nuove linee guida sempre emanate dall'AGID si è cercato di dare un po' più spazio anche al mondo dei privati, il fine era appunto quello di preservare in realtà la memoria storica degli enti di riferimento, perché anche come abbiamo sentito poco fa, oggi gli archivi, facciamo il caso e il riferimento appunto delle pubbliche amministrazioni, sono sicuramente archivi ibridi, quindi con una parte di patrimonio documentale analogico e con un'altra parte invece di documenti informatici, documenti amministrativi informatici, che comunque devono essere necessariamente conservati e preservati nel tempo. Quindi conservare a norma che cosa significa? Significa proprio custodire e garantire l'autenticità, l'integrità, l'affidabilità, la leggibilità e la reperibilità ai documenti informatici. Probabilmente fino a quando non ci si è trovati, no, ad affrontare il mondo dei documenti informatici e quindi di questo nuovo approccio, diciamo così, a delle forme, no, ai nuovi supporti, non ci si era mai riflettuto sulla necessità di garantire queste caratteristiche, perché sono insite in quello che oggi noi conosciamo come documento analogico. Al contrario, invece, questa non pausa per salutare Mariella Guercio, che parteciperà alla tavola rotonda dopo, e per chiederle di spegnere gentilmente la telecamera in modo tale da consentire alla relatrice di essere l'unica. Grazie.
Prego. Saluto anch'io la professoressa Guercio. Quindi conservare a norma appunto preclude e include appunto queste peculiarità. Chi sono quindi i conservatori qualificati? I conservatori qualificati sono delle società o delle aziende che l'Agenzia per l'Italia Digitale ha individuato come consone appunto ad adempiere al loro compito di proteggere e custodire nel tempo gli archivi di documenti e i dati informatici. Viene da sé ovviamente che i documenti prodotti e ricevuti alle pubbliche amministrazioni sono sottoposti anche al controllo delle sovrintendenze archivistiche e bibliografiche di pertinenza, insomma quelle locali di pertinenza, così appunto come ci indicano vari articoli all'interno del codice dei beni culturali. Ed è proprio questo che ci deve far riflettere su quanto sia delicato e importante il lavoro del conservatore, perché ovviamente il conservatore, proprio per la tipologia di documenti che conserva, deve rispondere alle esigenze tanto dell'Agenzia per l'Italia Digitale, quindi proprio perché l'Italia Digitale controlla le strutture che conservano i documenti informatici, ma anche a quelle che sono le esigenze del Ministero della Cultura, proprio perché il contenuto dei documenti, a prescindere dal supporto su cui poi si palesano, deve essere sicuramente controllato, passare appunto sotto il controllo delle soprintendenze e quindi del Ministero della Cultura. L'Agenzia per l'Italia Digitale all'interno del proprio sito, che in questo momento è un sito un po' in fermento perché, per quanto riguarda la sezione della conservazione, perché appunto con l'avvento delle nuove linee guida c'è stato tutto uno stravolgimento per quanto riguarda le competenze e la richiesta dei requisiti dei conservatori. Quindi diciamo in questo momento, se voi andate sul sito dell'Agenzia per l'Italia Digitale alla ricerca dei conservatori qualificati, onestamente trovate un po' di confusione. Non scenderò nel dettaglio, ma vi dirò semplicemente che l'AGID ha definito da tempo ormai le modalità operative per realizzare l'attivazione dell'attività della conservazione, e tra tutte queste attività che voi vedete elencate qui, quindi come funziona un sistema di conservazione, qual è il modello organizzativo adottato al sistema di conservazione, quali sono i ruoli e le funzioni dei soggetti coinvolti e come appunto avviene il processo della conservazione stessa, faremo il focus sui profili professionali dei responsabili impiegati nel processo della conservazione, quindi quali sono le figure che all'interno del conservatore, di un conservatore qualificato, riveste un ruolo appunto di importanza. Quelli che vedete sono i ruoli che noi ritroviamo all'interno di qualsiasi conservatore oggi qualificato e sono i soggetti coinvolti all'interno del processo della conservazione e all'interno del sistema di conservazione stesso. Tra queste cinque responsabilità, proprio per diciamo questa giornata di studi, quindi che prevede un coinvolgimento più che altro delle professioni umanistiche, farò il focus sul responsabile del servizio della conservazione e sul responsabile della funzione archivistica di conservazione, perché appunto ovviamente sono le figure che più possono essere rappresentate da persone che hanno una formazione nelle discipline umanistiche. Infatti, per poter essere il responsabile del servizio di conservazione di un conservatore, è necessario ovviamente avere una laurea e un'esperienza di almeno 5 anni nel settore, o in assenza di una laurea, l'esperienza in un ruolo analogo di almeno 8 anni. Le attività che vengono associate a questo ruolo ovviamente sono attività molto importanti, considerate che il responsabile del servizio della conservazione è la figura apicale del conservatore, quindi sicuramente la figura di riferimento a cui tutti si rivolgono, quindi è una responsabilità che è un ruolo che deve definire ed attuare tutte le politiche complessive del sistema della conservazione, deve definire le caratteristiche e i requisiti del sistema di conservazione sempre in conformità alla normativa vigente. Vi ho detto poco fa che la normativa è una normativa comunque abbastanza dinamica. Inoltre deve provvedere alla corretta erogazione del servizio di conservazione ai propri clienti, perché ovviamente i conservatori qualificati conservano documenti amministrativi informatici per conto di terze persone, quindi per conto, come abbiamo visto prima, di pubbliche amministrazioni.
per lo più, ma ovviamente anche per soggetti privati. Ed inoltre deve gestire le convenzioni, tutti gli aspetti tecnico-operativi, ovviamente quando una pubblica amministrazione, un ente o una struttura privata decide di avviare il servizio della conservazione con un conservatore, ci sono degli accordi, i cosiddetti accordi di servizio preliminari, che vengono presi appunto tra le parti, in cui si dettagliano tutte quelle che sono le richieste dell'ente produttore, il soggetto produttore e le risposte appunto da parte del conservatore stesso. Uno dei compiti del responsabile del servizio della conservazione, per esempio, è quello di predisporre e aggiornare il manuale della conservazione della propria struttura, quello di approvare i contratti di servizio appunto che devono essere stipulati con i soggetti produttori, supervisionare e controllare tutto il processo conservativo, anche quello che avviene, comunque indirizzare un po' la pubblica amministrazione o l'ente che si rivolge al conservatore, quindi nella fase di versamento dei documenti verso il conservatore, gestire le attività di auditing, perché ovviamente i conservatori sono sottoposti a dei controlli, devono possedere determinati requisiti per poter effettuare questa attività e come tali ovviamente devono anche essere sottoposti a dei controlli da parte dell'Agenzia per l'Italia Digitale o da parte di soggetti terzi delegati appunto dall'Agenzia per l'Italia Digitale. E ovviamente, essendo una figura apicale, il responsabile del servizio della conservazione deve anche essere in grado di dirigere tutto il personale in un clima di collaborazione e crescita professionale. La seconda figura su cui mi voglio soffermare è il responsabile della funzione archivistica di conservazione. Anche questo responsabile deve avere almeno una laurea magistrale in archivistica con 2 anni di esperienza nel ruolo o una laurea con percorsi di formazione specialistica nel settore e almeno 3 anni di esperienza, oppure una laurea a prescindere con un'esperienza però nel settore di almeno 5 anni. Che cosa fa il responsabile della funzione archivistica di conservazione all'interno di un conservatore? Definisce e gestisce tutto il processo di conservazione, incluso appunto le modalità con cui il soggetto produttore, l'ente produttore trasferisce i documenti, le modalità con cui vengono acquisite e verifica appunto l'integrità dei documenti e si occupa anche della descrizione archivistica con cui i documenti appunto vengono descritti e inviati in conservazione e ovviamente anche quelle delle aggregazioni documentali, siano fascicoli, siano serie, siano repertori, che vengono appunto trasferiti, così come previsto dalle linee guida, appunto, che sono nuove linee guida che sono state emanate ed entrate in vigore a gennaio di questo anno, ma anche in ottemperanza di quanto era previsto dalla normativa vigente. Il responsabile della funzione archivistica di conservazione ha anche il compito di definire il set dei metadati atti alla conservazione dei documenti, perché una volta che il documento arriva all'interno del sistema di conservazione, oltre ai metadati che porta con sé, che arrivano in automatico da parte del sistema della gestione documentale, il sistema di conservazione genera un nuovo set di metadati che viene associato al documento stesso e o ai, ovviamente, fascicoli informatici, qualora appunto l'oggetto della conservazione siano fascicoli informatici. Inoltre il responsabile della funzione archivistica e conservazione si occupa del monitoraggio, insieme al responsabile del servizio di conservazione, di tutto il processo di conservazione e ovviamente fa un'analisi archivistica in base alle nuove esigenze che vengono richieste nel corso appunto dei rapporti con i soggetti produttori. E ovviamente collabora appunto con il soggetto produttore per il trasferimento in conservazione, per la selezione e anche per la selezione dei documenti, perché ovviamente dobbiamo non dimenticare che come sono sottoposti a selezione e a scatto i documenti analogici, sono sottoposti agli stessi processi anche i documenti informatici. Ecco, di questo appunto si occupa il responsabile della funzione archivistica di conservazione. E
che svolge appunto la sua attività sempre in collaborazione con il responsabile dello sviluppo e della manutenzione del sistema di conservazione stesso. Io ho l'onore di rivestire questo ruolo all'interno di Unimatica. Unimatica è un conservatore qualificato, è una realtà locale perché appunto è nata nel 2000, si trova a Bologna, è nata nel 2000 da parte di una partnership industriale con l'Università di Bologna. Avendolo nel corso di tutti, anche a lei comunico che restano un paio di minuti per completare l'intervento, grazie. Sarò velocissima, sì. Nel corso degli anni è stata, ovviamente si è sempre di più ampliata, è ampliato il proprio mercato e da maggio dello scorso anno ha cambiato la propria ragione sociale in Unimatica RG, proprio perché il gruppo RG, che è leader in Italia e in Europa per i servizi IT, detiene il 71% del capitale della società. Unimatica come conservatore ha, diciamo, offre svariati servizi, firma digitale piuttosto che sistemi elettronici di pagamento, di incasso, ma ha sicuramente il fiore all'occhiello della nostra azienda è quello della conservazione digitale a norma dei documenti. Per poter essere un conservatore qualificato e quindi per poter avere una ampia gamma di clienti tanto a livello di pubblica amministrazione quanto a livello di strutture private, ovviamente ha dovuto conseguire nel corso degli anni determinate certificazioni e che appunto deve poi dimostrare di sottoposte sempre a un continuo aggiornamento. Quelle che ci interessano noi per quanto riguarda la conservazione sono quelle che vedete qui evidenziate in azzurro, quindi la ISO 9001, la ISO 27001 e la ISO 27001 e 2717, che è un'estensione della 27001, quindi a garanzia del fatto che per conservare documenti provenienti dalle pubbliche amministrazioni, comunque documenti che devono preservare la memoria storica di qualsiasi tipo di soggetto, è necessaria un determinato tipo di competenza, un determinato tipo di professionalità e ovviamente professionalità e competenze che devono essere garantite poi nel corso del tempo. Ho terminato la mia presentazione. La ringrazio tantissimo per essere stata molto chiara, molto esaustiva e anche per essere stata nei tempi. Ringrazio ancora tutti i relatori e le relatrici della sessione odierna, siamo riusciti a restare abbastanza bene nei tempi, credo che faremo un minuto di pausa tecnica per dare il tempo a Stefano Allegrezza, al professore Allegrezza, che coordinerà la tavola rotonda che segue a questa sessione pomeridiana, di prendere posto al tavolo dei relatori e fra meno di un minuto riprenderemo con la tavola rotonda di cui vi racconterà Stefano Allegrezza. Io chiudo un attimo audio video, interrompo la registrazione di questa sessione, poi chiederò al professor Allegrezza di iniziare la registrazione. Benissimo, quindi dovrebbe essere tutto a posto. Allora, diamo avvio a questa tavola rotonda che conclude la giornata di incontro con le professioni. La tavola rotonda è sul nuovo regolamento per delle scuole di archivistica, paleografia e diplomatica. Dirò adesso giusto due parole di introduzione, poi lascerò la parola agli intervenuti. Insomma, penso che tutti sappiate che nella Gazzetta Ufficiale del 7 febbraio 2022, quindi proprio recentissimamente, è stato pubblicato il decreto 1 ottobre 2021, quindi diciamo un decreto che risale a qualche mese fa, ma è stato pubblicato solo recentemente, riguardante proprio il regolamento concernente le funzioni, l'organizzazione e il funzionamento delle scuole di archivistica, paleografia e diplomatica degli archivi di Stato. Il numero? Il numero, sì. Il numero è il decreto 241 del 2021. Bene, la novità è stata, diciamo, epocale, perché pensate che il regolamento rinnova un precedente regolamento dopo ben 111 anni, quindi qualcuno stamattina diceva dopo qualche decennio, qui parliamo di dopo qualche secolo, dopo un secolo di fatto, no? Perché il precedente regolamento era compreso nel capo quinto
del titolo secondo del regolamento per gli archivi di Stato emanato, pensate, con il Regio Decreto 2 ottobre 1911 numero 1163. Quindi a distanza di 111 anni abbiamo un nuovo regolamento per le scuole PT. Le novità sono tantissime, quindi l'argomento meriterebbe sicuramente molto più di questa ora o un quarto massimo che abbiamo a disposizione, per cui io a questo punto chiederei ai partecipanti alla tavola rotonda di palesarsi e darei subito la parola a Sabrina Mingarelli, che è il dirigente della Direzione Generale Archivi del MIC, che saluto calorosamente. Ecco. Buonasera. Buonasera, a te la parola. Grazie, io vi ringrazio molto per questo invito, è stato interessante anche seguire, insomma, gli interventi precedenti, anche se io oggi ero impegnata in un sopralluogo fuori sede, oggi sono ospite dell'Archivio di Stato di Novara che mi sta anche mettendo a disposizione la possibilità di, mi ha messo a disposizione la possibilità di collegarmi comunque per un progetto piuttosto grande che stiamo portando avanti, che coinvolge anche questo istituto periferico. E io vi ringrazio perché, come ha sottolineato il professor Allegrezza, il momento è importante per la Direzione Generale Archivi. Al di là appunto della novità, va segnalato e sottolineato il fatto che, come la Direzione Generale in quest'ultima fase, ha conseguito un risultato che però raccoglieva il lavoro di molti anni, anche potremmo dire del decennio almeno precedente, in cui erano stati portati avanti progetti di riforma che ci hanno aiutato anche a focalizzare quelli che erano i temi, i nodi da affrontare nel predisporre il nuovo regolamento. Va detto anche che pur avendo appunto come cornice normativa quella del Regio Decreto 1163 del 1911, quindi una normativa che aveva 110 anni, negli anni le scuole, attraverso la prassi, anche attraverso indirizzi operativi che erano stati forniti attraverso circolari e linee di indirizzo della Direzione Generale, avevano progressivamente cercato di rispondere a quelle che erano nuove esigenze formative che si delineavano con il cambiare del contesto e con il cambiare anche dell'obiettivo delle scuole di archivistica, paleografia e diplomatica, perché le scuole nascono appunto nel 1911 come luogo di formazione degli archivisti di Stato, cioè dei funzionari chiamati a far parte dell'amministrazione archivistica, che avevano appunto nelle scuole il luogo di formazione professionale, di acquisizione delle competenze necessarie per svolgere la professione che erano appunto chiamati ad esercitare nell'ambito degli istituti archivistici statali. Ovviamente negli anni il contesto era cambiato e già da molti anni le scuole si erano comunque attrezzate attraverso l'inserimento di corsi, di insegnamenti, per rispondere alle esigenze di una platea di fruitori, di studenti diversificata sia nella provenienza, nella formazione culturale di provenienza, ma anche negli obiettivi professionali che si volevano perseguire. A questo anche in considerazione del fatto che i concorsi per l'ingresso nell'amministrazione archivistica nel tempo sono stati meno frequenti e quindi diciamo che l'esercizio della professione di archivista nell'ambito delle istituzioni statali non era la sola, il solo sbocco professionale a cui aspiravano, a cui erano comunque chiamati coloro che si formavano nell'ambito delle scuole di archivistica, paleografia e diplomatica. Quindi ovviamente quando ci si è disposti a andare appunto alla modifica del regolamento, si è cercato di rispondere prioritariamente a questa esigenza, dare uno strumento, creare un luogo di formazione che fosse quanto più rispondente alle nuove sfide professionali a cui la nostra figura di archivista è chiamato.
Chiaramente prima è stato evocato più volte il contesto digitale in cui gli archivisti si trovano ad operare, e questo è stato anche un panorama di riferimento anche nell'ottica con cui è stato costruito il progetto di riforma. Basti dire, e qui mi sembra, voglio richiamare quello che è un elemento centrale che richiederà anche un grandissimo sforzo organizzativo da parte delle scuole istituite presso i nostri archivi di Stato, si è individuato un percorso formativo che, al netto di un gruppo di esami che sono di materie, di insegnamenti che sono comunque obbligatori, prevede già la possibilità di distinguere il percorso formativo in due diversi indirizzi, un indirizzo paleografico e un indirizzo contemporaneistico, che è ovviamente orientato a fornire competenze più strettamente connesse a quello che è, ad esempio, il contesto digitale e l'esercizio della nostra professione in questo contesto. Si è anche voluto nello strutturare quelle che sono le modalità di insegnamento e parallelamente di verifica delle competenze acquisite, si è voluto anche dare una modalità di apprendimento e di conseguimento delle competenze quanto più simile a quello che è il modello che gli studenti già sperimentano all'interno dell'università. Se voi vedete infatti la tabella che è allegata al regolamento, dove sono indicati gli insegnamenti fondamentali per ciascun indirizzo e quelli opzionali, e c'è anche la facoltà ovviamente per ciascuna scuola di poter attivare degli ulteriori insegnamenti opzionali che possono essere rispondenti ad esempio a esigenze specifiche del territorio, del patrimonio su cui l'archivista in quel territorio si andrà a confrontare, con cui si andrà a confrontare. Se vedete il modello che è stato proposto nel regolamento, un modello che appunto si articola per crediti formativi e prevede, diversamente da come oggi, quando gli studenti sono chiamati ad una prova finale conclusiva che è volta ad accertare le competenze acquisite in tutto il biennio di frequenza della scuola, ora è prevista invece una valutazione itinere attraverso il superamento di esami sui singoli insegnamenti, e quindi anche una modalità di acquisizione e contemporaneamente verifica delle competenze più vicina a quella che è abitualmente sperimentata anche nell'ambito degli insegnamenti universitari. In un'ottica anche di proprio cercare di rispondere il più possibile a quelle che sono a quello che è il nuovo contesto in cui la figura professionale dell'archivista si trova a vivere e ad esercitare le proprie competenze, è stata fatta anche una scelta in sede di individuazione di quelli che sono i requisiti per l'ammissione. Avete visto appunto che diversamente insomma da quanto era previsto in passato, ora per l'accesso è prevista la laurea specialistico magistrale o la laurea vecchio ordinamento, e su questa è una scelta che ho piacere di esplicitare. Si è voluto deliberatamente non individuare un ambito specifico, un ambito specifico delle lauree che davano accesso alla scuola, proprio perché sappiamo che il mondo della nostra professione è molto cambiato, e quindi le competenze di accesso alla formazione specialistica che le scuole di archivistica, paleografia e diplomatica vogliono dare oggi sono requisiti che possono abbracciare una sempre più ampia gamma di competenze di partenza che non abbiamo voluto limitare, sia perché ovviamente questo regolamento è anche destinato, ci auguriamo a restare, ci auguriamo non per lo stesso periodo di tempo insomma per cui è durato l'altro, ma comunque essendo una norma quadro nella quale dettare delle regole valide, abbiamo cercato di avere anche un occhio appunto sul presente ma anche sul futuro della nostra professione, e quindi abbiamo scelto di avere un approccio più possibile inclusivo rispetto alle competenze di partenza che vengono richieste per l'ammissione. Quindi chiaramente un innalzamento del livello delle competenze, ma un'apertura alla diversificazione degli ambiti di provenienza.
Noi, questa, l'applicazione di questo regolamento, appunto, dicevo, richiederà uno sforzo importante organizzativo che sarà graduato, perché chiaramente, essendo attualmente i corsi articolati sul biennio, si andrà a conclusione, diciamo, dei bienni formativi vecchio ordinamento e poi alla fine del ciclo del vecchio ordinamento le singole scuole passeranno appunto dal prossimo inizio dell'anno di formazione 2022-2023, le scuole che concluderanno il ciclo del vecchio ordinamento con gli esami finali nel corso di quest'anno attiveranno appunto le nuove modalità, applicheranno le nuove regole e quindi avvieranno i corsi con le nuove modalità. Per, come avete visto, la gamma degli insegnamenti offerti è molto ampia, ampia notevolmente, recepisce da un lato alcune delle prassi che le scuole avevano già precedentemente introdotto e comunque amplia notevolmente quello che è il campo della formazione offerta. Per avere una offerta qualificata chiaramente dovremo metterci in relazione con il territorio. È previsto appunto che ci sia appunto una proposta da parte di coloro che poi saranno chiamati a svolgere la docenza attraverso una selezione mediante un bando. È un modo appunto per aprirci ai contributi e alle importanti competenze che nell'ambito del territorio in cui insiste ciascuna scuola e anche nell'ambito dei rapporti interistituzionali che ciascuna scuola è in grado di costruire con i soggetti formativi e con gli enti comunque presenti nel territorio, sarà necessariamente da incrementare e da sostenere. Io in questo primo intervento, visto che è prevista una tavola rotonda e quindi magari è utile acquisire anche le osservazioni degli altri, mi sembra insomma di aver delineato quelli che sono stati poi i punti fondamentali, soprattutto rispetto al tema delle professioni, che è quello su cui siamo chiamati ad esercitarci oggi. Poi ovviamente sono a disposizione nel caso si voglia appunto poi riprendere su alcune questioni più specifiche il contenuto del regolamento e quelle che sono anche le prospettive operative che la sua applicazione ci apre. Benissimo, ringrazio la dottoressa Mingrelli per questa panoramica generale del nuovo regolamento. Ci saranno sicuramente dei punti che poi approfondiremo. Tra l'altro vedo anche qui in sala delle studentesse che hanno già pronte delle domande, ovviamente, che poi non mancheremo di rivolgere. Passerei a questo punto la parola alla Mariella Guercio, che dovrebbe essere presente, perlomeno sì, eccola Mariella, sì, perfetto, eccomi. In rappresentanza dell'Associazione Nazionale Archivistica Italiana. Mariella, a te la parola. Allora, grazie per aver organizzato innanzitutto questo incontro, perché ci voleva. Io ho tenuto, in frigorifero per 25 anni lo spumante che avevo preparato per brindare alla riforma delle scuole d'archivio quando iniziamo a discuterlo. Quindi 25 anni fa, forse anche di più, stavo ancora nell'amministrazione archivistica. Ecco, un percorso quindi lunghissimo, anche personale. Molti di noi hanno accompagnato questa trasformazione in varie fasi e in vari momenti. È interrotto molte volte, ecco, mi piacerebbe sottolineare, non per il disinteresse delle istituzioni archivistiche né per la disattenzione della comunità professionale, ma diciamolo per la debolezza politica del nostro settore, per una mancanza di ascolto, quindi con ministri che si alternavano e più o meno tendevano un orecchio, ma per tempi troppo brevi per ottenere un risultato conclusivo. Ci è voluto un ministro che, con qualche piccola interruzione, ha governato il ministero per moltissimi anni, cosa che non era mai successa prima, per poter portare a casa questo risultato, il che secondo me ci dovrebbe far riflettere anche su altri aspetti della nostra situazione.
Io dico subito, per me si è concluso positivamente, poi qualche parola su qualche criticità di questo provvedimento, e può darsi che ce lo spiegherà meglio la dottoressa Mingarelli, queste criticità forse erano anche dovute e inevitabili, però positivamente perché? Primo, perché è stato, cioè, una ragione anche politica, perché è stato condotto unitariamente da istituzioni e dalla comunità, inclusi anche i docenti di archivistica, che forse come settore avranno delle conseguenze positive, vedremo, insomma, tutte da definire da questo cambiamento. Eppure io vorrei sottolineare che non è stato ostacolato questo cambiamento, che potrebbe addirittura togliere qualche partecipazione in più nei percorsi tradizionali, diciamo universitari, accademici o non tradizionali. Strettamente legato, ecco, l'altro aspetto positivo, che questo percorso e questa conclusione è molto legato a tutta una serie di impegni e di iniziative che in questi 25 anni sono state condotte, realizzate, risultati ottenuti a difesa sia della professione che dei patrimoni, con risultati anche normativi, dalle norme sulla gestione documentale, dalle norme sulla conservazione digitale, di cui appunto il risultato finale, il regolamento, tiene conto, norme a difesa delle competenze tecniche, il decreto sulle professioni, la legge 4 del 2013, la norma UNI, probabilmente ne parlerà più tardi Bruna, insomma, su questo, Bruna la Sorda, su queste tematiche. Cruciale perché secondo me la salvaguardia sia della professione, della qualità dei professionisti, che poi è strettamente legato alla qualità dei patrimoni, quindi alla difesa, alla salvaguardia degli archivi, secondo me è garantita soprattutto, non dico solo, ma soprattutto dalla presenza di figure di alto livello, ben specializzate, che hanno metodo, che hanno principi robusti e coerenti e che sono state preparate ad affrontare l'innovazione, indipendenti, quindi, perché forti, solide nella loro formazione, nella valutazione e nella progettazione. Quindi questo percorso ha tante, faticoso, lunghissimo, ha tante conseguenze importanti. Gli aspetti molto positivi sono, mettiamo al sicuro, e lo dico proprio come comunità, le esigenze di specializzazione per i nostri professionisti, con un terzo livello che non sempre gli Atenei, purtroppo, la formazione accademica, è in grado di sostenere con la stessa coerenza. Ci sono equilibri accademici precari, ormai rispetto ai 12-13 percorsi formativi specifici, ce ne sono rimasti in Italia 5, di cui Ravenna gloriosamente conduce in porto ogni anno uno di questi 5, no? Quindi percorsi che non sempre si riescono a difendere, e noi dobbiamo avere invece tante figure di professionisti ad agire nel mercato del lavoro. Riconosce la complessità delle nostre funzioni distinguendo i due percorsi, paleografico e contemporaneo, pur mantenendo una base comune. Questo non era scontato, non era scontato affatto, ed è stato ottenuto, ed è stato difeso e accettato. Include nel percorso formativo e anche declina correttamente gli ambiti della nostra disciplina, gli ambiti fondativi e quelli complementari, no? Quindi su questo poi c'è qualche domanda che vorrei fare anche proprio a Sabrina, per capire come questi due ambiti si possono collegare tra di loro, ma insomma. E anche l'altro aspetto importantissimo, finalmente l'ha detto la dottoressa Mingarelli, non c'è più una verifica finale enorme, faticosa, che poi inevitabilmente non può essere gestita con livelli di qualità adeguati, ma ci sono processi puntuali di verifica. È importante l'attività di tirocinio che finalmente viene prevista formalmente, e anche la stesura di un lavoro finale. E ancora l'altro punto che a me sembra importante sottolineare, a differenza di quanto purtroppo le nostre scuole di specializzazione, la nostra, perché ce n'è una sola, non possono fare,
si lascia aperto l'ingresso a tutte le lauree magistrali, quindi si allarga la base di conoscenze e di competenza. Ci sono degli aspetti positivi e che però saranno molto positivi se collegate alla capacità di coglierne le potenzialità. Per esempio, la partecipazione delle sovrintendenze archivistiche e bibliografiche nella formulazione di dei programmi, di quei corsi di formazione annuale per enti pubblici e privati. Questo è un punto molto interessante che meriterebbe anche qualche elemento di dettaglio maggiore, insomma, poi nel lavoro che le scuole e la direzione generale che coordina le scuole saprà sicuramente definire. La possibilità anche qui, ne ho indicate due perché poi non voglio portare via tempo, ma la possibilità di una formazione a distanza per almeno un 25% è possibile, che potrebbe tradursi in vere e proprie attività di e-learning per settori che non possono essere coperti dal corpo docente stabile, operare di particolare innovazione. Qui io vedo molto bene un'area di collaborazione con l'università, ma anche con altri centri formativi che hanno più risorse, che mettono a disposizione, potrebbero mettere a disposizione anche materiali didattici gratuitamente. Ricordo una per tutte, proprio stamattina mi ricordava la Scuola del Patrimonio, la Fondazione, io e il professor Pigliapoco abbiamo preparato dei moduli in e-learning sui nostri temi dell'innovazione digitale, della conservazione digitale, è un corso gratuito di e-learning anche molto denso, aperto a tutti, gratuito per chi si iscrive alla piattaforma ed è già frequentato da 700 persone, quindi le scuole potrebbero attivare con le agenzie formative che naturalmente rispondono a dei requisiti di qualità, una collaborazione solida, importante, significativa, sempre con l'obiettivo di formare professionisti di alto livello e di grande competenza, con metodo robusto soprattutto. E le criticità? Allora, la criticità secondo me principale, ce ne sono due, la prova di traduzione dal latino medievale anche per indirizzo contemporaneo. Io mi chiedo se una criticità era proprio inevitabile, se c'era un provvedimento a monte che rendeva impossibile evitare, magari perché c'è un regio decreto di cui il decreto ministeriale doveva tenere conto. Ecco, non lo so, mi fa veramente un po' specie, perché è vero che chi esce da queste scuole poi può entrare a tutti gli effetti anche a lavorare negli archivi e occuparsi di documentazione medievale negli archivi di Stato, però è anche vero che oggi chi si forma all'università e ottiene tutti i livelli anche di specializzazione e potrà vincere dei concorsi specifici per gli archivi di Stato non è affatto tenuto e potrebbe non sapere nulla di latino medievale e nessuno glielo chiederà mai. Quindi allora perché mantenere questa prova introduttiva? Ma insomma, la totale assenza, l'altra vera grande criticità, è la totale assenza, anche qui chiaramente inevitabile, perché c'erano probabilmente gli occhi, l'occhio, lo sguardo forte e attento del Ministero dell'Economia e delle Finanze, l'assenza di risorse finanziarie autonome. Però per esempio una domanda per tutti, per chi come me viene dall'università e sa che cosa significa, come si gestiscono i tirocini, le università ci mettono poche risorse ma ce ne mettono per sostenere almeno le spese di assicurazione dei tirocini che gli studenti svolgono presso terzi. Quindi qualche domanda di questo tipo bisognerà porsela e dare anche delle risposte. L'assenza, il terzo elemento di criticità, l'assenza di rapporti infrastrutturali standard, diciamo di base nel provvedimento con le università. Non mi sembra che sia escluso questo, però non è definito, no? E quindi è tutto da costruire questa collaborazione, quindi soprattutto per il percorso di specializzazione, anzi per il percorso di specializzazione biennale, no? Mi chiedo se questi aspetti poi, come altri, saranno definiti con delle circolari, con dei provvedimenti specifici della direzione generale, come si potrà
andare ad integrare con indicazioni concrete e operative questi aspetti, e naturalmente anche la dislocazione delle sedi, che sicuramente non è, è rimasta quella vecchia, probabilmente non si poteva fare altro, se no rischiavamo che passassero altri 25 anni, però insomma l'evoluzione del paese e delle sue strutture e delle sue esigenze sono, vanno in un'altra direzione, quindi come si potrà fare rispondere a questa problematica? E infine una definizione dei corsi che a me piace, no, per come è stata proposta, per come è proposta, però che rischia di essere un po' rigida se la pensiamo come definita di qui a, ai prossimi 20, 30, non 100, ma insomma, una, vista la complessità di ottenere modifiche e riforme. Ecco, e anche del corpo docente, mi sembrano criteri abbastanza rigidi. Ecco, mi chiedo se la DGA potrà e come potrà intervenire con indicazioni organizzative. Chiudo anche per esempio su quelle interventi, indicazioni organizzative che mi aspetterei per esempio nella definizione di laboratori, oppure nel riconoscimento di crediti per chi ha già delle conoscenze acquisite a livello. Allora, una scuola di specializzazione biennale di questo tipo può trattare allo stesso modo in termini di crediti formativi e riconoscimento chi viene da un percorso di laurea magistrale di diciamo già interno a questa formazione, o è possibile riconoscere dei crediti? Non è banalissimo, perché siamo su livelli di formazione diversi, il secondo livello, il terzo livello, però è possibile darsi questa flessibilità nel valutare chi viene già da una formazione magistrale, non di base, magistrale, ben matura in questo settore? E naturalmente l'altra domanda, come le scuole potranno, sapranno, vorranno collaborare, le scuole, diciamo, queste scuole tra di loro. Quindi anche questo sarebbe molto interessante poi poter, come dire, sapere, forse oggi troppo presto, il decreto è appena uscito, ma conoscere qualche indicazione di metodo e di merito su queste questioni. Io mi fermo qui e mi riservo se c'è tempo per intervenire dopo. Grazie. Grazie alla professoressa Guercio, che ha, non solo ha, ha messo in evidenza diversi pregi, insomma, di questo regolamento, ma ha cominciato anche a sollevare una serie di criticità sulle quali non, non mancheremo di discutere. Già vedo che in, nella chat è arrivata una domanda da un partecipante da remoto, poi daremo risposta anche a questa. Però io vorrei andare avanti perché abbiamo ancora altri tre interventi. Due interventi sono da parte di due direttori di archivi di Stato e anche soprintendenti archivistici. Quindi darei prima la parola a Stefano Benedetto, archivi di Stato di Torino e soprintendenza archivistica e bibliografica del Piemonte. Prego Stefano, a te la parola. Grazie, buon pomeriggio a tutte e tutti, grazie anche per aver organizzato questa occasione assolutamente preziosa di fare il punto sulla professione, sulle sue prospettive e su questa grande novità della riforma delle nostre scuole. Allora, io devo dire, non sto a ripetere molte delle cose che sono state dette, che in larga misura condivido, in particolare condivido anche alcune delle perplessità che Mariella Guercio ha appena espresso, perché sono anche mie considerazioni fatte in queste settimane. Vorrei però riprendere un punto che è stato toccato sia da Sabrina Mengarelli sia poi da Mariella Guercio, e io penso sia, come dire, ineludibile. Allora, questa nuova organizzazione delle scuole, vista da me in quanto direttore di archivio di Stato, implica naturalmente una maggiore complessità, una maggiore responsabilità rispetto alla modalità con cui veniva
erogato questo insegnamento nella modalità antica, chiamiamola così, considerati i 111/12 anni trascorsi. E a mio avviso questo ci obbliga in due direzioni. Da un lato non possiamo prescindere da un rapporto come dire, collaborativo più o meno organico, ma comunque stretto con le università del territorio. D'altronde la scelta di strutturare questa scuola sul modello delle scuole di specializzazione mi sembra che vada obbligatoriamente in questa direzione. Io devo dire, noi ci troviamo tutto sommato, noi a Torino ci troviamo tutto sommato in una situazione alquanto favorevole, nel senso che noi abbiamo già da anni una convenzione con l'università per lo scambio di insegnamenti e di insegnanti. Già oggi alcuni dei nostri insegnamenti sono erogati da docenti dell'università e io stesso insegno all'università sulla base di questa convenzione. Devo dire che abbiamo già cominciato a discuterne in questi giorni, proprio in previsione di una, come dire, una nuova definizione, una ridefinizione della convenzione, finalizzata appunto a strutturare in maniera ancora più solida questa collaborazione, proprio nella prospettiva della nuova, delle nuove scuole. Siamo fortunati anche perché abbiamo un anno di tempo in più per procedere, in quanto noi siamo nel primo anno del biennio vecchio ordinamento e quindi partiremo soltanto nell'autunno del 23. Devo dire che a Torino, presso il Dipartimento di Storia, c'è da due anni un corso di laurea magistrale in scienze del libro, del documento e del patrimonio culturale, che con il quale appare, come dire, molto ragionevole e di non complessa coordinamento lo strutturare, insomma, un percorso formativo coerente e armonico, e ci muoveremo quindi senz'altro in quella direzione. Voglio però sottolineare un aspetto, come dire, di criticità che mi sento di segnalare e sul quale chiedo fin d'ora il supporto della nostra direzione generale, anche dal punto di vista tecnico, organizzativo, amministrativo, anche per certuni aspetti, come dire, relativamente come dire, banali dell'attività. Questa riforma introduce alcune criticità, ad esempio sulle modalità di registrazione e verbalizzazione degli esami, insomma tutte tecnicalità che in università, come dire, si danno per acquisite, per scontate, ma che all'interno delle nostre scuole al momento risultano assenti e su cui quindi sarebbe opportuno, a mio avviso, che la direzione generale desse degli indirizzi e possibilmente anche degli strumenti uniformi per evitare come dire, un'eccessiva frammentazione, dispersione e l'adozione di pratiche troppo difformi tra una scuola e l'altra. Concordo con Marielle, anch'io vorrei segnalare la criticità che l'assoluta mancanza di risorse finanziarie connessa con questo nuovo regolamento rischia veramente di mettere un po' in difficoltà alcuni degli aspetti anche innovativi di questo regolamento, in particolare il discorso dei tirocini, perché il discorso dei tirocini si porta necessariamente dietro dei carichi, come dire, legati alla necessità di stipulare delle assicurazioni,
e questo è un elemento che dovremo tenere assolutamente nella giusta considerazione. Mi permetto ancora una piccola annotazione. Dai colloqui che ho avuto io, dall'interazione che ho avuto io in queste settimane, non è chiarissimo se l'organizzazione dei corsi di formazione e aggiornamento per la gestione documentale è un obbligo per cui ogni anno necessariamente questi devono essere messi a catalogo e indipendentemente dal fatto che dal territorio emergano delle richieste in tal senso, o se invece appunto questo tipo di organizzazione gode di un maggior livello di flessibilità e quindi possa rispondere alle esigenze del territorio senza appunto che vengano irrigidite attraverso una calendarizzazione forzata, obbligatoria, insomma con cadenza annuale, così come taluni delle persone con cui ho parlato hanno invece ipotizzato. Concordo infine ancora su una cosa, cioè riprendo un discorso che è stato fatto, l'esame di lingua latina messo come sbarramento per l'accesso mi sembra un po' contraddittorio con la volontà di aprire una varietà di cioè alla massima possibile varietà di lauree e di corsi di studi per l'ammissione alla scuola, e quindi anche a me piacerebbe capire insomma quali ne sono le ragioni e come possiamo pensare di agevolare, diciamo così, il superamento di questa barriera da parte degli studenti. Premetto che io che noi già da tempo eroghiamo parallelamente alle lezioni istituzionali della nostra scuola un laboratorio di lingua latina, perché nel tempo abbiamo riscontrato gravi difficoltà anche da parte di studenti che hanno percorsi scolastici che dovrebbero garantire un livello adeguato di conoscenze della lingua latina, e quindi li rinforziamo appunto con un insegnamento apposito proprio per metterli in grado di affrontare i documenti sui quali debbono lavorare. Grazie. Bene, ringrazio anch'io lo Stefano Benedetto per le varie riflessioni sul nuovo regolamento, molte delle quali sono condivise anche da me oltre che da altri colleghi. E passerei subito a questo punto, per motivi di tempo, ai due interventi successivi, quindi seguirei l'ordine che troviamo nel programma. Quindi prego Bruna La Sorda di palesarsi. Associazione Nazionale Archivistica Italiana, ovviamente. Quindi Bruna, a te la parola. Grazie mille, intanto una considerazione generale, grazie per l'invito, e mi è piaciuto molto, trovo veramente molto interessante questa interpretazione dinamica di fare formazione da parte del Dipartimento, perché tiene d'occhio soprattutto il mercato del lavoro e si occupa anche quindi degli esiti occupazionali degli studenti, quindi questa è una cosa che mi è piaciuta molto. Arrivando al regolamento, non possiamo che dire che l'abbiamo naturalmente accolto con grande favore, perché è una riforma che arriva dopo tantissimo tempo e si allinea finalmente alle esigenze di formazione degli archivisti rispetto all'evoluzione della disciplina e all'evoluzione anche del mercato del lavoro, e assicura anche quindi la qualità dei contenuti, delle selezioni, delle verifiche. Come associazione è un titolo che abbiamo sempre difeso in tutti gli ambiti, anche quando le obiezioni che non fosse un post laurea si facevano anche molto pesanti e difficili da superare, tipo quello
vorrei ricordare la determinazione con cui questo titolo è stato difeso anche nell'ultimo concorso. Lo abbiamo sostenuto anche al pari di percorsi accademici, riconoscendo proprio che la maggior parte dei nostri professionisti in prima istanza su quel percorso formativo si sono formati, perché riconoscendone anche la qualità degli insegnamenti e anche riconoscendolo come luogo privilegiato per entrare in contatto con i documenti, anche grazie all'esperienza di tanti docenti che hanno saputo trasmettere appunto le loro conoscenze. Ci ha permesso anche di stabilire questo requisito senza il quale questa professione non può essere svolta, e di considerarlo proprio anche a tutti gli effetti un titolo di specializzazione di terzo livello al pari di quelli appunto accademici e biennali. E su questi presupposti siamo in grado anche di intervenire su bandi non congrui, pretendendolo appunto come requisito formativo, ma è stato anche un punto di riferimento per molte leggi. Vorrei ricordare la 445 del 2000, dove appunto si parla di processi di formazione definiti e si deve intendere in questo senso proprio una laurea magistrale in archivistica, una laurea con percorsi di formazione specialistica di settore. Lo ritroviamo in quello che è già stato citato nel decreto del ministeriale del 244 del 2019, che finalmente è un provvedimento che definisce il profilo dell'archivista e le condizioni e i requisiti appunto per l'esercizio della professione, e il possesso del diploma delle scuole di archivistica e diplomatica si inserisce a tutti gli effetti come titolo di specializzazione, che come associazione continuiamo a presidiare nella commissione paritetica istituita presso la Direzione Generale Educazione e Ricerca, sempre in base al DM 244 2019. Lo ritroviamo anche nelle linee guida sull'AGID, dove è prevista la figura del responsabile della gestione documentale, e a questo proposito vorrei dire che appare di grande lungimiranza quanto predisposto per il corso di formazione e aggiornamento per la gestione documentale appunto prevista per il regolamento agli articoli 2,3 e articolo 6,2. Qualche elemento di criticità è già stato rilevato nel tipo di rapporto con le università, quindi non lo ripeto, ma vorrei specificare che ci sono anche altri ambiti che forse a prima vista sono meno collegati con il nostro mondo tradizionale di riferimento, sui quali però è fondamentale mantenere un presidio, come dire, costante sulle attività e sui titoli formativi, no, che ci contraddistinguono, perché sono ambiti che hanno ricadute importanti sul nostro concreto lavoro e sulla tutela della nostra professionalità. Questo lavoro di presidio, come ANAI, noi lo esplichiamo all'interno del COLAP, che è il Coordinamento delle Libere Associazioni Professionali, dove sapete si affrontano anche problemi di grande rilevanza per la nostra professione, ma sono condivisi e trasversali al mondo delle professioni libere. Quindi mi riferisco ai temi del fisco, al welfare, compenso, questione codice ATECO e così via, anche la 4/2013 naturalmente, perché sono importanti perché imprimono un'azione politica mirata, condivisa e costruttiva. Lo facciamo anche a livello europeo, sempre nell'ambito COLAP, perché qui mi riferisco in particolare all'analisi della comparazione del riconoscimento in ambito europeo di percorsi formativi relativi alla nostra professione, al fine di agevolare la giusta interpretazione di flessibilità e anche di resilienza per rispondere alle aspettative di una società in continua evoluzione, ma soprattutto alla mobilità dei professionisti. Ora farò due esempi, mi focalizzerò un pochino su due esempi, appunto, che forse sembrano lontani, ma che comunque sono importanti per noi. Il primo si riferisce al decreto legislativo numero 13 del 2013, che stabilisce la definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali degli standard minimi di servizio nel Sistema Nazionale di Certificazione delle Competenze, da cui nasce l'Atlante del Lavoro e delle Qualificazioni. L'Atlante del Lavoro è una mappa dettagliata del lavoro e delle qualificazioni ed è l'esito di un lavoro di ricerca condotto da INAP, che sarebbe l'Istituto Nazionale per l'Analisi delle Politiche Pubbliche, insieme ad altre realtà, tra cui quelle delle regioni. Abbiamo sentito stamattina
Lombroni che ha fatto un riferimento alla formazione, no? Alla titolarietà delle formazioni delle regioni anche. E quindi l'attività è stata realizzata nell'ambito del lavoro di costruzione del repertorio nazionale dei titoli di istruzione, di formazione delle qualificazioni professionali, come appunto previsto dall'articolo 8 del decreto legislativo 13-2013. Il repertorio nazionale è costituito da tutti i repertori di titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali rilasciati in Italia da un ente titolare o rilasciati in esito ad un contratto di apprendistato. È evidente che in questo ambito è veramente necessario pretendere che le attività riconducibili alla nostra professione per alcuni settori già presenti nell'Atlante siano strettamente legati a percorsi formativi di base stabiliti per norma verso i quali non si può derogare, perché le nostre professioni ci sono, ma sono definite in modo molto strano e soprattutto hanno dei percorsi formativi che non corrispondono a quanto noi chiediamo per il lavoro sugli archivi. Quindi diventa fondamentale ribadire con insistenza il valore dei nostri titoli formativi, tra cui il diploma di archivistica, paleografia e diplomatica come base imprescindibile per qualsiasi attività appunto svolta sugli archivi, al fine di assicurare una qualità, una competenza e anche un grado di autonomia che un corso semplice regionale o diploma di scuola secondaria superiore non sono in grado di garantire. L'altro esempio invece che volevo portare è il portale INPA o portale del reclutamento della funzione pubblica, un'altra cosa che stiamo presidiando, che è un'unica porta di accesso per il reclutamento del personale nella pubblica amministrazione, che è appunto rivolto ai cittadini delle pubbliche ai cittadini e pubbliche amministrazioni. Questo portale crea nuovi percorsi più veloci, trasparenti e rigorosi per selezionare i profili tecnici e gestionali necessari per la realizzazione del piano nazionale di ripresa e resilienza e ha l'obiettivo di migliorare la qualità del reclutamento della pubblica amministrazione appunto attraverso un sistema innovativo digitale che semplifica e velocizza anche l'incontro tra la domanda e l'offerta del pubblico. In questo ambito, grazie anche sempre all'azione del COLAP e alla nostra azione all'interno del COLAP, il COLAP ha firmato un protocollo d'intesa con il Ministro della Pubblica Amministrazione e quindi anche le associazioni, le professioni associative sono entrate a far parte di questa grande di questo grande reclutamento. Abbiamo espresso alcune criticità in alcuni incontri pubblici che abbiamo fatto con la funzione pubblica e che sono state rilevate dai nostri soci, ma soprattutto anche in merito all'iscrizione al portale, fra cui sembra appunto la difficoltà di inserimento del titolo rilasciato dalle scuole di archivistica e paleografia diplomatica, che pare appunto non sia inseribile. Come associazione anche qui abbiamo fatto di presente la dimensione specialistica di questo titolo per la nostra professione accanto a titoli accademici richiesti, perché il portale funziona per titoli accademici. Abbiamo quindi richiesto anche un incontro informativo per spiegare il funzionamento del portale al fine di trovare il punto specifico dove inserire questa informazione che possa essere incrociata con tutte le altre informazioni sui percorsi formativi e per la selezione di profili tecnici e gestionali che riguardano il nostro settore. Appare quindi anche evidente come in queste azioni ricadono direttamente sulla nostra professione come ambiti, questi ambiti siano da presidiare con attenzione ma al contempo con estrema velocità e determinazione, perché sono provvedimenti già in atto e se non si interviene con tempestività si perdono importanti opportunità di lavoro per i nostri professionisti. Chiaro è che c'è un mutato contesto di lavoro e quindi il nuovo regolamento dà atto di questo nuovo contesto lavorativo e dimostra quanto sia necessaria una formazione di qualità coerente al passo con i tempi e soprattutto in relazione a questi temi che riguardano in modo particolare i nostri professionisti del patrimonio. È chiaro che bisogna presidiarli e armonizzarli però.
è fondamentale questo, perché sembra un lavoro, come dire, sembra una cosa che non sia propriamente legata forse alle nostre professioni nell'immediato, perché magari discutiamo di temi diversi, ma è fondamentale per il nostro lavoro. E quindi questo, questo lavoro che noi facciamo con ANAI lo facciamo con un'ampia visione, che è quella che contraddistingue proprio, no, la nostra associazione, che anche in questi ambiti agisce soprattutto convinta di rendere un servizio utile alla comunità archivistica tutta. Poi rimango a disposizione anche per altri interventi, ma ci tenevo a sottolineare che ci sono ambiti dove bisogna armonizzare le scelte che si fanno, perché tutte le scelte hanno una ricaduta soprattutto per i nostri professionisti quando poi vanno nel mondo del lavoro. Benissimo, grazie Bruna. Prego. Per averci portato il punto di vista della NAI, e non solo della NAI, ma anche del COLAP e delle altre associazioni di cui sei portavoce, sia a livello nazionale che internazionale. E, benissimo, quindi passo adesso la parola all'ultima relatore, che è la dottoressa Paola De Montis. Qui giochiamo in casa perché, sapete, siamo in presenza a Ravenna, e la dottoressa è direttrice dell'Archivio di Stato di Bologna, nonché della ad interim della Soprintendenza Archivistica e Bibliografica dell'Emilia Romagna. Quindi prego, a lei la parola. Non si sente? Microfono spento. Buon pomeriggio a tutti. Devo però iniziare con una correzione, perché in realtà ha invertito l'interim. Io sono titolare della direzione della Soprintendenza e ad interim presso l'Archivio di Stato di Bologna. Perfetto. L'ho preciso perché in realtà l'intervento che sto per fare è forse un intervento più da soprintendente che non da direttore dell'Archivio di Stato. Rapidamente vorrei condividere alcune osservazioni svolte da chi mi ha preceduto, in maniera particolare dalla professoressa Guarcio e dal collega Benedetto. Faccio riferimento a quello che è un po' il tallone d'Achille, cioè l'effettiva predisposizione di poche risorse per gestire queste nuove attività. E questo è stato sviluppato con riferimento ai tirocini, probabilmente anche con riferimento alle docenze, forse la mancanza di risorse potrebbe diventare, potrebbe rendere anche più difficoltoso eventualmente reperire le professionalità adeguate. Un'altra osservazione che hanno fatto i miei predecessori poc'anzi, sulla quale mi sento di condividere, è la previsione della prova di latino per l'accesso ad entrambi i curricula delle scuole. Cioè, se come ben venga si intende valorizzare anche un indirizzo di contemporaneità, allora mi chiedo quanto imporre questo sbarramento, che può essere uno sbarramento anche incidente su studenti che abbiano una formazione di provenienza diversa, ma che possono avere anche una formazione specialistica acquisita successivamente universitaria proficua, notevole, quanto possa essere vincolante, ecco, mantenere questa prova di latino anche per coloro che hanno magari una propensione a delle tematiche più innovative, penso alla digitalizzazione, alla gestione degli archivi correnti. Ecco, su questo mi sento anch'io di esprimere le mie perplessità da questo punto di vista. Invece, facendo riferimento forse in questo senso più al mio ruolo da soprintendente che non di direttore dell'Archivio di Stato di Bologna, volevo porre l'attenzione su questa nuova possibilità di bandire questi corsi di formazione e aggiornamento per la gestione documentale dedicati con priorità agli operatori delle pubbliche amministrazioni negli enti della pubblica amministrazione ed eventualmente anche agli addetti negli enti privati. Il collega prima chiedeva se questo fosse un obbligo annuale oppure se fossero lasciate libere le scuole di proporre o meno questi corsi. Mi pareva di capire, a dire la verità, dalla lettura delle ultime precisazioni che ci ha mandato la Direzione Generale proprio pochi giorni fa, il 14 marzo, che si sia virato verso la valorizzazione dell'opzionalità di questa scelta. Io però devo dire che l'ho apprezzata in modo particolare e che invece io in Emilia Romagna, perlomeno, che è l'ambito territoriale nel quale il mio ufficio appunto ha competenza,
Mi auguro che questa opzione sia particolarmente ben accolta e particolarmente valorizzata. Non mancherò tra l'altro di esercitare questa facoltà prevista dal decreto che mi consente di proporre l'attivazione di questo corso. Questo perché mi ricollego ad una frase che ha detto poco fa la professoressa Guercio, nella quale io credo molto, cioè la professoressa ha specificato che la tutela del patrimonio passa innanzitutto per la formazione di professionisti validi che esercitino la loro attività in maniera indipendente nei luoghi di professionalità e di lavoro nei quali si troveranno ad operare. Quindi, con riferimento agli enti vigilati, io credo che la possibilità di creare un'interazione interistituzionale a monte tra la soprintendenza e gli enti, quindi un'interlocuzione propedeutica alle esigenze procedimentali che arrivano successivamente, sia un modo proficuo di evitare molte magari disattenzioni, molte scelte poco opportune, sulle quali talvolta non si riesce più a incidere pienamente in una fase successiva. Voglio dire che creare una proficua interazione tra la soprintendenza e gli enti vigilati può far sì che alcune problematiche di gestione che si presentano in un secondo momento possano essere del tutto evitate, possano essere gestite in una fase anteriore, appunto in maniera proficua, proprio perché il personale che è direttamente coinvolto nella gestione dell'ente ha già gli strumenti per poter intervenire, o se non per poter intervenire, per comprendere che esiste un ente quale la soprintendenza a supporto al quale rivolgersi prima di magari intervenire in maniera appunto opportuna o inappropriata. A questo proposito mi ricollego sempre al testo dell'ultima circolare che è arrivata dalle direzioni generali, laddove è specificata la facoltà del direttore dell'archivio di Stato di poter stipulare delle convenzioni con gli enti che ne facciano richiesta o su proposta, ripeto, del soprintendente archivistico, prediligendo però, dice la circolare, nella logistica la possibilità di appoggiarsi agli enti che ne fanno richiesta. Ecco, io da questo punto di vista mi permetto di sollevare questa problematica anche in rapporto alla mia esperienza territoriale in Regione Emilia-Romagna, che è una regione territorialmente molto estesa. Se penso ad una formazione magari anche per gruppi di enti, non so, una formazione sulla gestione documentale delle problematiche dei comuni o delle aziende sanitarie, oppure per esempio, e questo è un ambito a mio avviso da valorizzare, delle scuole, forse vista l'estensione territoriale, la dislocazione capillare di alcuni enti come sono quelli che ho testé citato, varrebbe la pena di valutare per questi corsi di informazione e gestione documentale una formazione su piattaforme online per poter agevolare più facilmente appunto l'adesione degli operatori, che non dimentichiamo sono comunque nella maggior parte dei casi operatori che diciamo, sono sul campo, quindi affiancano in questo caso un'attività lavorativa alla frequenza del corso. Quindi insomma mi vorrei suggerire di valorizzare ecco, questo aspetto quantomeno con riferimento ai corsi annuali per la formazione e la gestione, la formazione e l'aggiornamento nella gestione documentale. Grazie. Mi sentite? Stefano, Allegrezza è sparito. Sì. Magari diamo la parola a Sabrina. Va? Allora, sì. Adesso ci dovrei essere? Ah, ecco, sì. Altrimenti eravamo in autogestione. Oh, eravamo pronti. Ho visto semplicemente qualcuno, un utente ti ha rimosso dalla riunione, non so cosa sia successo. Probabilmente qualcuno che avrà cliccato qualcosa. No, stavo dicendo, mi sembra, intanto ringrazio la dottoressa De Montis, e mi sembra molto interessante questo discorso dell'interazione tra la soprintendenza archivistica e gli enti vigilati, quindi io lo chiamerei una sorta di atteggiamento proattivo che a mio avviso è molto importante.
E sono uscite diversi, insomma, spunti di riflessione. Non credo che avremo il tempo per un secondo giro, però quantomeno rispondere alle domande che sono emerse e alle criticità, insomma, che sono state rilevate, credo che questo sia importante. Tra l'altro c'è una domanda di un partecipante, più inviterei le due studentesse che sono qui davanti anche a venire qui per porre la loro domanda, quindi se volete potete venire un attimo anche qua voi. Allora, c'è una domanda di Tommaso Pascolo che dice: gentilissima dottoressa Mingarelli, la leggo, una richiesta di delucidazione. Perché si è scelto di porre come requisito di ammissione il possesso di una laurea, considerato che il titolo rilasciato dalle scuole PD non si incardina nel sistema universitario, ma un semplice diploma? Come si può pretendere come requisito la laurea? Sarebbe più giusto ammettere chi perlomeno è iscritto a un corso universitario, non solo chi già lo ha completato. A maggior ragione per il motivo di cui parla lei, ossia essendo giustamente un percorso aperto a chi ha una qualsiasi formazione e quindi non può non conoscere niente della materia al pari di uno studente in corso. La domanda è, sì, in alcuni punti forse non è del tutto chiara, ma se voi avete domande qui dal pubblico, prego, vieni pure. Abbiamo una domanda dal pubblico, poi... Prego, vieni qua. Poi chi vuole può rispondere, ovviamente. Non è... Mettiti qui. Ecco. Salve. E io e penso anche altri studenti volevamo proprio chiedere, siccome nel regolamento precedente si poteva accedere alla, diciamo, direttamente al secondo anno avendo già dei crediti in archivistica e paleografia, se questa cosa appunto sia ancora possibile, visto che dal decreto insomma non abbiamo letto di questa possibilità. Bene. E questa poi penso sia la stessa domanda della tua collega, no? Ne aveva anche un'altra lei. Ah, prego, vieni anche qua, così le mettiamo tutte insieme le domande. Quindi e poi io farò, le riepilogherò. Prego, mettiti qua. Ah, solo una cosa molto veloce che non avevo capito. Volevo capire se è rimasto l'inizio della scuola di specializzazione ogni due anni oppure se è diventato annuale. Mi sembrava di aver letto qualcosa del genere, ma non mi ricordo bene. E poi volevo chiedere, in base a quello che è emerso adesso della mancanza di finanziamenti, se questo andrà a influire anche sulla, mi pare che era un ingresso gratuito quasi alla scuola specialistica, se andrà a influire anche sul, appunto, sulla tassa di ingresso oppure no. Grazie. Allora, benissimo, se mi permettete faccio un piccolo riepilogo di punti, di nodi principali. Il primo è, ovviamente, è stato rilevato da tutti il discorso della obbligatorietà della prova di latino medievale anche per coloro che scelgono il percorso contemporaneistico, no? Questo è stato rilevato da tutti, ovviamente, e non vi dico quale, insomma, scombussolamento è stato per gli studenti che seguono i corsi della laurea magistrale Scienze del Libro e del Documento, dove il latino purtroppo ormai è una materia che non tutti conoscono, insomma. Anzi, diciamo che le scuole superiori in pochissime ormai fanno latino. Quindi il discorso dell'obbligatorietà. Il secondo argomento che è uscito fuori, il discorso della gratuità, perché sembrerebbe di aver capito che la scuola PD non sarà più gratuita per gli studenti, ma il direttore potrebbe prevedere ai partecipanti di concorrere alle spese mediante rimborsi determinati nei relativi bandi dal direttore di ciascuna scuola. Questo perlomeno è quello che ho letto. Il terzo punto che interessa in modo particolare ovviamente gli studenti e coloro che insomma vogliono iscriversi alla scuola è il discorso del passaggio diretto al secondo anno, perché fino perlomeno a quest'anno era possibile, avendo sostenuto una serie di CFU in insegnamenti di archivistica, paleografia e diplomatica, chiedere il passaggio diretto al secondo anno. Quindi mi chiedono se sarà ancora possibile farlo. Altra domanda, il fatto che la scuola è biennale, quindi ogni anno parte o il primo anno o il secondo anno, sarà mantenuto, oppure se ogni anno partirà una nuova edizione.
e l'altra criticità che è stata riconosciuta da tutti è l'importanza della collaborazione tra le scuole e l'università, ma questo ci domandiamo come possa conciliarsi con la previsione della totale assenza di risorse finanziarie autonome. Quindi anche questo è un altro punto importante, ce ne sarebbero tanti altri, ma direi di limitarci a questi. Chi vuole rispondere? Credo la dottoressa Mingarelli sia... Allora, io ho preso appunti e spero di essere in grado di rispondere più o meno a tutte, insomma, anche tenuto conto che mi sa che abbiamo un tempo un po' limitato. La prova di latino, che mi sembra sia stato un tema che è stato sollevato da più di uno dei presenti. E ora, l'accertamento di una conoscenza di base, che è quello che viene fatto attraverso la prova di traduzione di un testo trascritto latino, di latino medievale, è stata considerata comunque una competenza base il cui accertamento, il cui possesso era comunque funzionale alla consapevolezza del patrimonio che si va a conoscere, approfondire, su quale ci si andrà a esercitare. Quindi non è stata considerata un residuo del passato, ma come dire, una competenza il cui accertamento poteva essere funzionale comunque ancora oggi. E poi confermo quello che ha detto la collega De Montis rispetto al fatto che l'istituzione dei corsi annuali è strettamente connessa, e nella circolare numero 11, appunto del 14 marzo, l'abbiamo anche dettagliato, perché forse poteva appunto trarre in inganno i colleghi, è strettamente connessa all'emergere e alla valutazione in termini fattivi, operativi, di esigenze dal territorio, in particolare dagli enti pubblici del territorio, con i quali peraltro si invita espressamente a prevedere delle forme di collaborazione anche nell'organizzazione stessa dei corsi di formazione, non solo nell'individuazione di quelle che sono le esigenze formative, ma anche proprio nella possibilità di organizzare percorsi strutturati di collaborazione per offrire la formazione. L'iscrizione al secondo anno da regolamento è disposta dal direttore della scuola di archivistica. Nel regolamento sono previste le equipollenze per l'accesso al secondo anno. Rimane appunto in capo al direttore la possibilità di prevedere l'iscrizione al secondo anno. È stato mantenuto, tra altre cose, la previsione, questo è stato un po' complesso da disciplinare dal punto di vista normativo, della possibilità di un'iscrizione in soprannumero, perché essendoci il numero chiuso è stato necessario calibrare anche proprio la previsione nel modo in cui è stata resa nel testo normativo. Devo dire, in realtà, allora, quella che il regolamento richiama e che ovviamente è stato un obbligo rispetto al quale noi con il MEF abbiamo dovuto spendere più di una clausola di garanzia, non è il costo zero, ma è la neutralità finanziaria, quindi comunque il non incremento in termini di spesa pubblica rispetto a quello che oggi è previsto per il funzionamento delle scuole. Esiste un capitolo dedicato, non è certamente un capitolo particolarmente cospicuo, ma che ad oggi insomma è stato sufficiente per garantire le esigenze delle scuole. In quest'ottica poi appunto tutto quello che è stato detto fin qui in termini di collaborazione e cooperazione sia con le agenzie formative del territorio sia con gli altri soggetti pubblici per riuscire ad ottimizzare queste risorse in termini di funzionamento che la Direzione Generale mette a disposizione ogni anno delle scuole di archivistica, paleografia e diplomatica, con lo scambio di servizi e di competenze e di funzioni è chiaramente uno dei modi con cui noi auspichiamo che questo nuovo regolamento possa andare a regime, a fronte comunque del fatto che la neutralità finanziaria era un obbligo dal quale non potevamo derogare, ovviamente, come potete immaginare. Rispetto al fatto che daremo indicazioni, abbiamo già, allora, la Direzione Generale si esprime attraverso circolari. Sul regolamento ne sono già state emanate due che, come dire, servivano a dare un po' un quadro generale e anche a confortare in qualche modo, speriamo, i colleghi nell'intraprendere questo nuovo percorso. Ne seguiranno altre, ovviamente, sempre più di dettaglio,
anche perché queste prime circolari servono, sono servite anche a fare una ricognizione di quelli che sono i problemi che i colleghi vedono rispetto all'attuazione, in particolare quei colleghi per cui l'attivazione è prevista a partire dall'autunno del 2022. Per quanto riguarda invece l'iscrizione alla scuola, la frequenza e l'iscrizione alla scuola continua a essere gratuita. È previsto però che in sede di bando, il bando con cui si dispone l'apertura delle candidature per le iscrizioni, il direttore preveda una quota di rimborso per quelle che sono le spese, diciamo, quello che è il fornire il materiale didattico, quella che è proprio materialmente non per il servizio scuola, ma per quei supporti alla formazione che la scuola mette a disposizione. Quindi saranno previste appunto delle quote di rimborso spese, ma per quelle che sono, come dire, non vanno a coprire ovviamente quella che è l'organizzazione della scuola, che è quella in capo al Ministero, ma per quei supporti ulteriori che la scuola mette a disposizione degli studenti, dei frequentanti, per migliorarne la fruizione e migliorare insomma la loro partecipazione all'attività formativa. Non so se c'è qualcosa, ho cercato penso di provare a dare un quadro di tutti quelli che sono stati i temi che sono emersi. Chiaramente, permettetemi, è un mare aperto in cui stiamo spingendo anche il nostro fragile vascello, e ci confrontiamo appunto con una realtà nuova, è sfidante sicuramente, abbiamo voluto un regolamento sfidante proprio perché la formazione che vogliamo dare a valle del percorso biennale è una formazione specialistica che risponde a quelle esigenze nella figura professionale che Bruno La Sorda ha molto chiaramente enunciato e che costituiscono il nostro orizzonte, il nostro obiettivo. È stato, diciamo che noi chiaramente non vi nascondo l'euforia nel momento in cui il regolamento è comparso sulla Gazzetta Ufficiale, anche perché appunto abbiamo dovuto aspettare un po' di tempo per come dire, quelle che sono le procedure di pubblicazione, però è stata chiaramente un'euforia che è anche accompagnata dalla consapevolezza che i nostri istituti, i nostri direttori, tutto il corpo docente, ma anche tutti coloro che offrono il servizio di segreteria, il supporto amministrativo nei singoli istituti che lavorano appunto per il funzionamento delle scuole, si trovano di fronte appunto alla necessità di aumentare il loro impegno e di affrontare tutti insieme questa sfida. Ovviamente la direzione generale è sempre presente, però è anche il momento in cui appunto, come ho detto prima, oltre a rispondere al presente vorremmo provare appunto a confrontarci col futuro, il futuro di una professione a cui tutti noi ovviamente teniamo tanto e che vorremmo che nelle generazioni più giovani che trovasse appunto una formazione, desse alle generazioni più giovani la possibilità di avere una formazione professionale, una formazione di qualità altamente specializzata, ma anche, e credo che appunto questo sia anche il senso dell'iniziativa di oggi, delle opportunità professionali sempre più qualificate, sempre più rispondenti sia al contesto ma anche alle aspirazioni personali di ciascuno. Benissimo, grazie dottoressa Mingarelli. Se qualcuno vuole aggiungere qualcosa, posso? Abbiamo pochissimi minuti, sì? Posso, volevo dire due cose. La prima, avevo già risposto in chat, volevo precisare il fatto che ci sia una laurea magistrale come requisito di accesso è un must, non potevamo farne a meno, non si poteva farne a meno. Tutti gli altri profili professionali nel settore dei beni culturali hanno questo livello di specializzazione. Noi rischiavamo di essere tagliati fuori da moltissimi percorsi, da riconoscimento del titolo anche a livello università, anche a livello di chi insegna, nei bandi, è un passaggio obbligato. L'altra cosa che volevo solo, tanto per prendendo spunto da quanto diceva il direttore dell'Archivio di Torino, loro fanno già dei corsi propedeutici di supporto per insegnamento del latino medievale. Ecco, io credo che questo dovrebbe essere un servizio che partendo proprio da quanto già offre
la scuola dell'Archivio di Stato di Latino, sì, di Latino, di Torino, potrebbe essere fornito in modalità e-learning a tutti come un corso propedeutico, e secondo me è anche un atto dovuto, perché diciamocela tutta, già oggi il latino è studiato solo nei licei classici in modo obbligatorio, il che vuol dire che noi rischiamo, e ancora peggio andrà nel prossimo futuro, che queste scuole rischiano, se non aiutiamo gli studenti a acquisire queste competenze, rischiamo di avere una visione molto classista in termini proprio di restrizione proprio degli accessi a questa formazione, che invece giustamente si è evoluta molto larga, molto ampia. Basta, grazie ancora, e grazie Sabrina per le delucidazioni, per i chiarimenti, per lo sforzo che avete fatto e che farete, e che non sarà poco, non lo so. Bene, benissimo, grazie Mariella. Se non ci sono altri interventi, io vedo anche dalla regia che mi dicono che fra 8 minuti il dipartimento chiude, quindi c'è un proprio tecnico. Mi ha promosso regista. Dalla regia. Scusa, io volevo soltanto confermare quanto detto da Mariella, che l'obiezione più grande che è quando andiamo in giro era quello, cioè a parlare anche in funzione pubblica così, che il titolo non fosse un post laurea, ma finalmente questa ambiguità è stata tolta, perché è stata l'obiezione più grande. Poi noi l'abbiamo anche previsto, diciamo, come forma transitoria per gli elenchi, in funzione del fatto che alcuni nostri professionisti non hanno, diciamo, la laurea, però lavorano da anni e sono bravissimi, e quindi l'abbiamo prevista questa cosa. Però una delle cose fondamentali è proprio superare questa ambiguità del fatto che non fosse un titolo post lauream, e mi taccio. Benissimo, grazie anche Bruna la sorda. Due secondi, c'è una domanda di Tommaso Pascolo, ma vedo la possibilità di frequentare 2 anni in 2 scuole diverse, credo che sia previsto l'articolo 11, trasferimento intrannuale in altre scuole, quindi rimandiamo alla lettura di questo articolo del decreto. Bene, a questo punto non mi rimane che tirare brevissimamente le somme. L'intento della giornata credo che sia stato ampiamente raggiunto, è stata veramente un evento di estremo interesse, questo è stato un po' detto un po' da tutti. E il nostro obiettivo era quello di fare una panoramica delle professioni, sia in ambito pubblico che privato, e anche della libera professione nel settore dell'archivistico e librario, e credo che questo obiettivo sia stato raggiunto. E, grazie anche a tutti i relatori, anche a coloro che hanno partecipato alla tavola rotonda. Ovviamente non avevamo sicuramente la possibilità in un'ora e un quarto di trattare in maniera approfondita l'argomento, ma ci riserviamo di farlo in una sede più allargata, insomma con maggior tempo. Quindi ringrazio tutti i relatori per aver partecipato, e vi ricordo che questo evento ci sarà anche il prossimo anno, no? Quindi nel mese di marzo, e quindi vi rinvio alla prossima occasione. Grazie a tutti. Grazie. 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 Grazie.